Dopo alcune settimane torniamo ad occuparci e a preoccuparci delle tante aziende in crisi e delle migliaia, dico migliaia e sottolineo, di lavoratori a rischio. Buonasera amiche ed amici di Moby Dick, vi presento subito gli ospiti, sono i rappresentanti, io li chiamo degli sfigati, dei tanti lavoratori che stanno veramente appesi ad un filo e che rischiano il posto di lavoro. Franco Spina, segretario della Filcamp CGIL. Buonasera Franco. A seguire un altro combattente, loro stanno in prima linea sul campo di battaglia. A seguire Pasquale Guarracino della UILTUCS. Buonasera. Buonasera. Un combattente di primo piano è Giancarlo Dirio. Buonasera. RSU della GAM della CISL. Un presidente, il presidente della cooperativa allevatori AAA, Giovanni Cristofano, buonasera. Buonasera. Un rappresentante dello zuccherificio di Termoli, RSU della UIL, Luca Ferrero. Buonasera Luca. Buonasera a voi. Avevamo invitato a questa puntata anche il responsabile, uno dei responsabili di Avi Molise, che ha rilevato, dovrebbe rilevare, lo capiremo questa sera, la gestione transitoria della GAM, l'ingegner Antonio Limonino, il quale con molto garbo, devo dire, l'ingegnere Limonino lo conosciamo, è un bravo ingegnere specializzato proprio nella produzione di energia alternativa, ci ha detto che in questa fase loro non vogliono ancora parlare, anche perché sulla GAM entro 10 giorni dall'altro ieri dovrebbero essere stipulati i contratti. Parlo ovviamente al condizionale perché insomma bisogna vedere i fatti dopo le parole. Avevamo invitato a questa puntata l'assessore Michele Petraroia, l'assessore al lavoro e vicepresidente della Giunta. Un impegno improvviso a Roma lo tiene fuori dal Molise, ma non disdegniamo la possibilità di collegarci verso la fine con il vicepresidente Petraroia. Poi avremo il contributo telefonico di Mariano Russo, RSU sempre della GAM, di Antonio Di Lisio dello zuccherificio, di Gianfranco Vitagliano, ex assessore al bilancio e alle partecipate, che conosce bene le situazioni di queste società. Avremo l'imprenditore di Area Food Diego Volpe Pasini e due lavoratori della GAM hanno chiesto di intervenire, Mario Izzi e Antonio Sacco. Allora cominciamo subito da Franco Spina. Franco Spina, segretario Spina, la situazione attuale del Molise dal suo punto di vista qual è? È una situazione, veniva detto anche in premessa, abbastanza complicata e difficile. Parliamo di centinaia di migliaia di lavoratori in difficoltà, ma parliamo anche di tanti altri lavoratori o persone che non hanno mai conosciuto il mondo del lavoro, soprattutto i giovani. Quindi abbiamo una difficoltà che è strutturale e che non può essere affrontata, come purtroppo sta avvenendo negli ultimi periodi, cercando di risolvere qua e là qualche problema. C'è bisogno di un intervento strutturale che abbia una visione, un respiro più ampio di quello che purtroppo viviamo quotidianamente attraverso la politica di questa regione. Poi, dopodiché, ci sono tante criticità. Noi ogni volta abbiamo sempre ribadito che ci sono criticità complesse e criticità meno complesse. E purtroppo constatiamo che né sull'una né sulle altre si affrontano e si risolvono le vertenze. Parliamo di vertenze semplici, parliamo di vertenze dove non servono centinaia di migliaia di euro per poter trovare la soluzione occupazionale alle famiglie e soprattutto per dare risposte a quelle che sono le richieste che vengono dal mondo del lavoro e anche alle tipologie di lavoro. Ma abbiamo a che fare anche con probabilmente una mancanza totale di idea di sviluppo. Su questo poi sono convinto, sicuramente ci ritorneremo, perché abbiamo e ho alcune cose da dire soprattutto su quella che è la visione del futuro. Se penso ad esempio ad alcune vertenze come è stato per le sattorie, se penso alle vertenze della Molise Dati, se penso alle vertenze della Biblioteca Albino, penso ad alcune vertenze che sono già sostanzialmente, potevano essere già sostanzialmente risolte a costo zero. Dopodiché non capiamo, spesso facciamo fatica a comprendere perché la stessa politica regionale, per la verità veniamo spesso accusati che non ci si può rivolgere sempre a mamma regione, ma un conto è quando ci rivolgiamo alla regione pretendendo di risolvere problemi di società del tutto privatistiche. In questo caso, poi ovviamente ci saranno anche altre persone che interverranno sulla GAM, sullo zuccherificio,
ma anche su altre aziende che sono totalmente o quasi totalmente della regione Molise. Su questo non possiamo andare a chiedere a terzi soggetti che ne pensano e che cosa vogliono fare. Così quando spesso sentiamo dire che la regione arbitra rispetto alle vertenze, beh, faccio fatica a pensare che chi è titolare di quell'azienda possa essere anche l'arbitro, dovrebbe essere il parliamo soggetto che propone. Parliamo delle aziende partecipate dalla regione, ovviamente. Partecipate dalla regione. Sono di proprietà esclusiva della appunto, regione. Tra l'altro su queste c'è comunque la nuova programmazione a livello anche nazionale della Cottarelli, ci sono delle società partecipate che devono essere dismesse, ci sono altre che riteniamo, almeno pensiamo, che debbano essere strategiche. Anche su questo argomento, soprattutto la regione, per esempio Molise Dati, ma non solo, ma in particolar modo la Molise Dati, ancora tutt'oggi appuriamo, oggi pomeriggio abbiamo svolto un'assemblea, in loco appuriamo che ci possono essere risvolti di trasformazione della stessa Molise Dati in altra tipologia di società. Che cosa significa questo non è dato sapere. Abbiamo più volte preteso anche un confronto leale e non un confronto che nasca dal presupposto che bisogna togliere diciamo, le società senza individuare un percorso alternativo. Il lavoro lo si difende, lo si mantiene in una logica di prospettiva di crescita. Nessuno qui chiede alla regione l'assistenzialismo, nemmeno quelle persone che pur perdendo il lavoro sono costrette a ricorrere agli ammortizzatori sociali. Se gli si chiede vuoi essere assistito o vuoi il lavoro, penso che tutti rispondano in maniera molto onesta che preferiscono il lavoro, ma per creare quelle condizioni c'è bisogno a monte di qualcuno che programmi. Il compito della politica e delle istituzioni, se non è quello della programmazione, se non è quello della visione del futuro, per la regione, per le province, per i comuni, per la verità per le province c'è quella discussione in atto del superamento, faccio fatica a pensare quali siano gli altri compiti istituzionali. Poi all'interno dei compiti ci sono, in particolar modo in Molise, delle società che sono proprie della regione. Su queste la regione, non altri, deve dire cosa fare. Poi ci sono altre cose che devono essere discusse in un ambito più ampio. Allora lì sì che va bene il ricorso anche ai livelli nazionali. Quando pensiamo a tutto ciò che si sta facendo per il riconoscimento dell'area di crisi, è giusto che ci sia un intervento anche verso quelle che sono le istituzioni nazionali. Però prima di arrivare su quei tavoli, io credo che sia fondamentale avere una nostra visione di quello che deve essere Molise, a partire dalla sanità, per passare a discutere ad esempio dei trasporti e delle infrastrutture, per finire ai servizi, o una politica sull'agroalimentare, o qual è la filiera che vogliamo fare sul turismo. Cioè è possibile comprendere, almeno in maniera chiara, semplice, senza grossi paroloni, quali sono i punti da cui partire per avere una visione di sviluppo del Molise, sfruttando anche il fatto che c'è la programmazione in essere 2014-2020 e quelle poche risorse o le investiamo bene o altrimenti perdendo il treno rischiamo di ritornare indietro nel tempo e mettiamo seriamente a rischio anche a quel punto l'autonomia regionale, perché già siamo in difficoltà su molti fronti. Se poi ci facciamo sfuggire anche quelle opportunità che abbiamo di semplificare, di razionalizzare e di concentrare i nostri interventi su semplici ma specifici campi e soprattutto filiere, come ad esempio quella avicola, probabilmente stiamo fuori da tutto, insomma, rischiamo di essere fagocitati da altri, non di discutere con altri per gli accorpamenti, verremo superati nei fatti. Quindi la preoccupazione è che nelle vertenze, in particolar modo quelle più semplici ma anche quelle più complesse, la regione deve recuperare con uno scatto di reni anche un orgoglio, se vogliamo, per cominciare a chiudere alcune, mettere in campo azioni forti e cominciare a programmare. Franco Spina, deve essere rapido però a questa risposta. Si ha l'impressione, almeno io ho l'impressione, ecco, parlo a titolo personale, che i sindacati, voi state in prima linea tutti, anzi questa sera ho scelto i miei ospiti proprio con questo criterio, chi sta in prima linea e difende, fa battaglie per difendere soprattutto il lavoro e quindi la dignità delle persone. Però si ha l'impressione che da un po' di tempo, dopo diciamo una ventata di entusiasmo del sindacato rispetto all'area di crisi, rispetto al lavoro, grandi manifestazioni fatte, ultimamente si ha l'impressione che il sindacato sia un po' subendo questo tipo di inerzia politica, diciamo così. Ma diciamo che questo può essere un'impressione, ma purtroppo non è la realtà. Noi tutti i giorni, e lo dimostrano anche le tante manifestazioni e i presidi che abbiamo e stiamo ponendo in essere davanti alla Giunta o davanti al Consiglio, comunque attraverso... Certo siamo in una fase di stallo, su questo non c'è dubbio, non a caso
tutte le sigle sindacali, le confederazioni CGIL e CISL e UIL hanno anche recentemente posto in essere le basi per riprendere un'attività che però questa volta non sia una semplice attività solo rivendicativa. Tra l'altro il paradosso, vorrei precisarlo, spesso veniamo accusati di essere soggetti che fanno solo un po' di rumore ma non hanno proposte. E il bello di questa vicenda è che noi spesso, sì, anche attraverso la piattaforma rivendicativa di CGIL, CISL e UIL, che qualche annetto fa abbiamo consegnato anche alla Regione e su cui la grande manifestazione di qualche anno fa portammo in piazza i lavoratori per dire guardate che per noi bisogna cominciare a discutere di lavoro, su quella piattaforma ancora a tutt'oggi noi non riceviamo nessuna informativa, tranne poi avere per l'ennesima volta un consiglio regionale monotematico sul lavoro che si conclude con quale, diciamo, ordine del giorno. È stata una presa in giro quel consiglio. Facciamo di nuovo. Diciamo ai nostri politici. Sì, ma dobbiamo, avete ovviamente preso in giro con un documento che rinvia alla prima e alla seconda volta. Commissione cosa? Che cosa? C'è bisogno di programmazione, come dice giustamente Franco Spina. Anche a medio e lungo periodo. Ma sono anni. No, io ricordo, da un qualche annetto che svolgo anche questa attività, sono anni che siamo consultati, che siamo uditi, che siamo, voglio dire, chiamati a fare il punto della situazione sulle varie vertenze. Ma la sintesi, quando la facciamo? Fatta l'analisi, poi servono le proposte. Allora, sulle analisi, se per l'ennesima volta c'è bisogno di rappresentare all'intero Consiglio regionale qual è la fotografia del Molise, lo possiamo tranquillamente certo, fare per l'ennesima volta. Bisogna... Ma poi l'atto conseguenziale qual è? Un nuovo rinvio, una discussione infinita? Ci sono temi che non possono attendere, parliamo del territorio, parliamo di quello che è successo sulle frane, vogliamo discutere della sanità, vogliamo discutere appunto delle infrastrutture, vogliamo parlare dei servizi, vogliamo parlare di quello che è l'agroalimentare, il tessile, vogliamo parlare di che cosa? Qui c'è praticamente tutti i settori sono in ginocchio. C'è bisogno però che si cominci da qualche punto e noi dicevamo molto mestamente qualche tempo fa, perché non proviamo a partire da quelle che sono le vertenze più semplici? C'è bisogno che in questa regione qualcuno faccia la riscossione dei tributi? Esattoria svolgeva quel compito. La regione ci ha detto a noi, non noi alla regione. Lo che svolgeva stando dovevamo... in attivo di bilancio. E certo, perché non era un'attività che produce certo. Beni e servizi. Dà dei servizi, punto. Quindi non ha costi, diciamo, se non quelli del personale della gestione. Potendo fare servizi e soprattutto... Con personale qualificato. Qualificato perché... e potendo fare degli interventi rispetto ai cittadini di riduzione dei costi rispetto a soggetti e a imprese che eventualmente, come giusto che sia, facciano anche un guadagno dalle attività che svolgono. Quindi, ad esempio, quello è uno dei casi emblematici. Una discussione di 2 anni, siamo ancora a dover comprendere e capire se c'è o non c'è questa nuova ditta che deve subentrare, come, in che modo e quale personale prende. Noi eravamo rimasti qualche mese fa, si devono aprire le buste, poi l'affrontiamo certo. Ovviamente. Poi, poi veniamo direte, sui singoli, perché c'è l'esattoria, ce certo, servi, sono anche, tante anche altre singoli. Società che... Allora, Pasquale Guaracino, ormai è diventato un classico, soprattutto per voi due che... Mi sembra siate in perfetta sintonia, Guaracino e Franco Spina, entrambi seguono le questioni sindacali legate ai servizi, al terziario in generale. Il giorno di Pasqua, ecco la tradizione, avete lanciato un grido di allarme e l'avete fatto in maniera anche, come dire, consistente. Che volevate dire alla classe politica? Intanto che la classe politica è inadeguata, perché è assurdo, a mio avviso, che nel corso di 2 anni e di un'opposizione dura a 15 anni di governo precedente, oggi non abbiamo le condizioni per risolvere una sola vertenza che sia una. Una. Paradossalmente, per insistere alle cose che diceva il collega della CGIL, ci sono alcune vertenze, anche semplici, dove la politica ha dato informazioni sbagliate ed ecco perché è inadeguata. Ha detto a chiare lettere nella conferenza stampa che ha fatto a Natale il presidente Frattura, l'assessore al lavoro. 30 dicembre. Esattamente. Ha detto a chiare lettere di aver risolto alcune vertenze, tra cui la biblioteca Albino, che invece non è stata assolutamente risolta, che invece quei lavoratori sono stati licenziati o stanno tentando di licenziarli. Allora dobbiamo capire bene qua dove siamo, perché oltre a una concertazione che è completamente assente, che è completamente inconcludente, anche alle nostre proposte, a tutte le nostre proposte. Abbiamo adesso la novità che la politica ci
comunica di aver risolto un problema e poi in realtà la soluzione di quel problema sono le lettere di licenziamento. Noi non facciamo assistenzialismo, deve finire questa storia. Noi riteniamo, una volta per tutto, ma come Will lo dico, insieme ai compagni con cui stasera siamo, abbiamo la veduta, una stessa veduta su questa cosa, noi riteniamo che l'ammortizzatore sociale non può essere la soluzione del problema. Non è la cassa integrazione che a noi ci farà vivere. Il Molise non lo rilanciamo in questo modo. È pazzesco pensare questa cosa. Ed è pazzesco vedere che l'assessorato al lavoro, dell'unica cosa che parla in quest'ultimo periodo, è della venuta degli ammortizzatori sociali. Siamo riusciti a dare questo contributo a questa azienda, con questi lavoratori, a quest'altra. Non è questo quello che serve al Molise. Serve davvero rilanciare la situazione. Serve davvero trovare una soluzione a ogni singola vertenza. Non è più possibile pensare che le questioni rimangono sospese per mesi, mesi e mesi e vediamo che per mesi, mesi e mesi, invece di poterle migliorare, vanno a peggiorare. Così come è successo con GAM, adesso poi i colleghi lo spiegheranno. Ne parleremo poi di GAM. Assolutamente. Adesso. Non è possibile vedere un evento eccezionale come quello che ci è capitato l'anno scorso, e cioè la venuta del Papa qui a Campobasso ed in Molise in particolare. 5 luglio. Data storica per questa regione. Dove si è parlato finalmente di dignità del lavoro. E tutti quanti a quel tavolo hanno detto di sì. E tutti quanti con la testa facevano sì, convincendoci che ci credevano. E poi dove sta la dignità? Nella cassa integrazione? Nell'ammortizzatore sociale che siamo riusciti ad ottenere? È un fatto importante oggettivamente l'ammortizzatore sociale, riuscirlo ad ottenere, però poi dopo ci vuole, a fianco a quella cosa, ci vuole assolutamente un rilancio, perché l'occupazione qua è morta e abbiamo tantissimi lavoratori che ormai l'unica loro necessità è quella di guadagnare lo stipendio, è quella di far lavorare i figli che ormai sono diventati grandi, è quella di non uscire dalle unità produttive, che è un fatto invece che non ci sta accadendo. In esattorie, ormai era tutto pronto. Ma quelle buste, quella busta, ecco, sono appunto state aperte o no? La busta... Ero rimasto a dicembre, allora, mi sembra, una delle puntate... Informalmente sappiamo che la busta è stata aperta. Sì. Formalmente non ha comunicato niente nessuno rispetto a quella cosa. Sicuramente l'assegnazione non è stata fatta a nessuna azienda che si è aggiudicata la commessa. C'è però un altro dato ancora più sicuro e di questo la politica deve prendere atto. Gli ammortizzatori sociali sono scaduti, scadono tra pochi giorni. Che facciamo? No, cambia tutta la regolamentazione, tra l'altro, sulla cassa integrazione. No? Ma a parte, a con prescindere, le, loro, non normativa. Hanno, loro adesso per una questione societaria, per una questione di licenziamenti già avvenuti e per una questione di ASPI, mini ASPI e quant'altro, hanno ormai terminato il loro percorso degli ammortizzatori sociali. E parliamo di 80 lavoratori, parliamo più o meno, comprese le due società. Parliamo di 80 famiglie. 80 famiglie. Parliamo di 80 famiglie. In alcuni casi stiamo parlando di lavoratori monoreddito. Cioè, ma ci rendiamo conto di questa cosa o no? E i tributi nel frattempo in Molise continuano a non essere riscossi. La convenzione con ACI è stata assolutamente disdetta. Meno male, devo meno dire, male. Per come era concepita male. Quella convenzione. Cioè, assolutamente l'ACI sì. Mandava una catervia, migliaia di raccomandate per chiedere il bollo auto. E veniva retribuita. Molte volte era stato già pagato perché ogni raccomandata guadagnavano 60 euro. Però a seguito euro, di quella disdetta della convenzione... Ci sarebbe dovuto essere un'altra società che subentra, certo, con quei lavoratori, certo, che si occupano di quel, certo, settore. Certo. Questo in Molise non accade. E accade ancora un'altra cosa. Corai. A distanza di tanti mesi, quei lavoratori continuano ad andare lì tutti i giorni a prestare la loro opera e continuano a non essere pagati se non tramite decreto ingiuntivo. E poi nel frattempo che cosa vediamo? Che il Molise si sta preparando all'evento mondiale che si chiama Expo a Milano e che probabilmente verranno dati dei soldi a un'altra società per organizzare l'Expo. Voglio ricordare che Corai nella sua attività, questo doveva fare, nella sua attività c'ha proprio la programmazione del turismo, programmazione e sponsorizzazione del turismo oltre che dell'ambiente. Quindi mi viene in mente che in house non usiamo la società che abbiamo in house, quindi in casa, che è di proprietà della regione Molise, ma preferiamo dare soldi ad altri soggetti.
Beh, andremo chiaramente a vedere, perché non è possibile pensare un fatto così grave. Non è più possibile pensare un fatto così grave. E in questo caso, mi domando, l'assessore al lavoro, che in più di un'occasione mi ha replicato dicendo che lui è arbitro e che appunto si pone tra il sindacato e l'azienda per cercare una mediazione, posto che a mio avviso non è così, perché quello lo fa l'ufficio del lavoro, non l'assessorato al lavoro. L'assessorato al lavoro ha l'obbligo, secondo me, il dovere di programmare. Però vabbè, questo lo affrontiamo tra qualche certo. secondo. Mi domando come si porrà di fronte a questa cosa. Se lui, che è proprietario, così come tutto il Consiglio regionale, di un'azienda in house che si occupa di turismo, decide davvero di dare dei soldi a un'altra società esterna. Voglio vedere. Io devo anche dire, mi sono ricordato adesso, che molti lavoratori, di quelli che soffrono, gli sfigati, come dicevo all'inizio, mi hanno scritto in privato per dire: ricordati che ci siamo noi della Protezione Civile, ricordati che ci siamo noi della formazione, che non percepiamo stipendio da alcuni mesi. Insomma, sono tante le situazioni. Noi vogliamo davvero ricordare tutti, ma facciamo queste trasmissioni proprio per sensibilizzare una classe politica. Io dico, almeno questo termine lasciatemelo passare, me lo lasci passare, Presidente Frattura, poco attenta alle emergenze sociali di questa regione, perché siamo in emergenza sociale. Poi approfitto per salutare anche i tanti telespettatori che ci seguono dall'estero, sono tanti, siete migliaia, in streaming, cioè in tempo reale. Vi saluto, vi ringrazio con affetto, ci seguite con affetto, il nostro è un affetto ancora più grande di quello vostro. Vorrei sapere alla regia se è pronta la copertina, questa sera mi pregio della copertina della direttrice Emanuela Petescia, manca poco, allora tra un po' mettiamo la copertina che parla di politica economica del governo Frattura e quindi delle situazioni adesso collegate. Prima di passare alla gamma, Giancarlo Dirio già si agita sulla poltroncina. Guaracino, rispetto a questa situazione che ormai perdura da un po' di tempo, la crisi del Molise viene da lontano, io l'ho sempre detto, non vogliamo dare colpe e responsabilità esclusive, viene da lontano. Forse ci è mancata una programmazione, poi ci lo dirà l'assessore Vitaiano, l'ex assessore, se si sente responsabile anche di questa situazione. Ma rispetto a questo stato di cose, il sindacato che pensa di fare? Allora, al di là delle singole questioni. Insomma. Però la vorrei chiarire bene questa cosa. Allora, di sicuro viene da molto lontano. Di sicuro scelte politiche sono state completamente sbagliate. Di sicuro esistono dei carrozzoni. Questa è la scatola, questo è il contenitore Molise. Però c'è pure un'altra cosa sicura. L'attuale governo, l'opposizione di 15 anni fa, e nel corso dei 15 anni ha fatto opposizione, queste cose le sapeva. Ha convinto il Molise a farsi votare perché è capace di risolvere questi problemi. Peraltro il programma elettorale del centro-sinistra di Paolo Frattura era un programma elettorale apprezzabile. Apprezzabile, assolutamente. Il problema è che poi si è usciti nei fuori. Fatti, nei fatti non c'è nemmeno una soluzione. Il sindacato che cosa farà? Il sindacato chiaramente non può, come non sta a guardare, viene da un anno difficile, di duro lavoro, anche per le organizzazioni sindacali, di manifestazioni importanti, e chiaramente, evidentemente, non può far altro che dire tutti i giorni a questa politica che così non può continuare e fare poi dopo delle questo scelte. Questo lo fate e lo fate bene, però io ho l'impressione che molti lavoratori sono quasi rassegnati. Nella loro disperazione sono rassegnati. No. I lavoratori in questa fase io non credo che si possa parlare di rassegnazione. Certo, il problema è importante. Oggi il lavoratore ha anche la disperazione del poter raggiungere un posto dove si fa una manifestazione, perché molto spesso non è più nelle condizioni di poterlo fare. Questo è anche un'altra cosa. È capitato con la gamma molte volte. È capitato con la gamma, sì, con tanti lavoratori, non solo con la gamma, con tanti lavoratori. È capitato. E quindi oggi ci si mette anche questa cosa. Ma a breve ce ne saranno da vedere diversi. Allora, ascoltiamo con attenzione tutti insieme l'editoriale che ha preparato Manuela Petescia, il nostro direttore, sulla situazione in regione e sulla politica economica del governo Frattura. Manuela Petescia.
Ne avevamo parlato nel giugno del 2013, a proposito della paventata chiusura della gamma di Boiano. La regione risparmierà 800.000 euro al mese, scrivemmo, ma si innescherà una bomba di povertà e di conflitti sociali, una catena di azzeramenti, un deserto produttivo ed economico, il cui risultato andrà molto oltre quel contributo. Is someone listening? Okay. A pochi mesi dall'insediamento del nuovo governo regionale, la soluzione della crisi delle aziende partecipate era infatti il passaggio più difficile e delicato da affrontare, una prova cruciale, un test. Quel test, naturalmente, è fallito e Paolo Di Laura Frattura ha gettato definitivamente la maschera. Dietro il finto liberismo in salsa molisana si nascondeva il proposito di chiudere tutto. E infatti Frattura ha chiuso tutto. Imprese, botteghe, negozi e ospedali, ha chiuso perfino le idee e i progetti. Le sue ricette economiche hanno generato solo conflitti e macelleria sociale. Ed erano in realtà una copertura di comodo. Nascondevano interessi e appetiti, diciamo così, alternativi all'obiettivo dell'occupazione e del lavoro. E quando la condizione delle imprese, dei lavoratori, delle famiglie è diventata aspra, disperata, senza più via d'uscita, Paolo Di Laura Frattura ha trovato perfino il tempo di rinnovare le consulenze ai suoi consiglieri personali. Is someone listening? Okay. Gli addetti, cioè, ai consigli e ai progetti di rilancio delle aziende chiuse e fallite, nel Molise Cassintegrato. Denaro regalato agli amici che certo non servirà agli investimenti produttivi e ai posti di lavoro. Frattura ha scimmiottato gli atteggiamenti austeri e intransigenti delle varie troiche, salvo compensare a suon di 100.000 euro l'anno, uno per uno, i suoi uomini più fidati, la sua corte, che la troica valga per i poveri. Una corte che spesso coincide con uomini e affaristi del passato, in quel connubio atroce, per non dire mostruoso, di maggioranza e minoranza al governo, vasi comunicanti, mescolati tra loro dalla convenienza, l'opportunismo, l'utile personale. Mentre questa regione avrebbe bisogno di progetti forti, investimenti massicci, un generale piano di rilancio, leader capaci di battere i pugni sui tavoli romani per far valere i propri diritti. È un'epoca difficile la nostra, ma è necessario dirigerla. La sensazione diffusa, invece, è che il governo regionale miri alla sopravvivenza di se stesso e dei suoi privilegi. Nulla a che vedere con i tempi d'oro che inaugurarono la Fiat, l'Università del Molise o il povero zuccherificio. Lo zuccherificio, sì, un gioiello del centro-sud, piamente accompagnato da Frattura verso la fine più triste, la contesa delle ultime spoglie. Con l'immancabile sigla bio, biocom, biomasse, bioraffinerie, biochimica, bioplastiche, che sembra diventata, questa sigla bio, il personale marchio di fabbrica del governatore. Is someone listening? Okay. Sono rimasto incantato da questo editoriale di Manuela, bravissima Manuela, un abbraccio ovviamente, però voleva intervenire su questo subito Pasquale Guaracino. Sì, no, siamo d'accordo con la gran parte di quello che è stato detto. Penso che poi dovremmo dedicare qualche minuto, assolutamente, a mio avviso, sui costi della politica e su una serie di sprechi
che ormai in questa regione perché non posso... Manuela Petescia l'ha risparmiato questo aspetto, ma ne abbiamo parlato, ne abbiamo parlato a lungo, però giustamente è in tema perché si collegano, poi si bilanciano le due cose, no? Passiamo alla gamma. Allora, Giancarlo Dilio, c'è stata qualche novità nelle ultime ore, negli ultimi due giorni. La gamma sarebbe stata aggiudicata ad Avi Molise, quindi una cooperativa composta, da, dicevo prima, l'ingegnere Antonio Limonino, dal sindaco di San Polo Spina, da un allevatore. I contratti entro 10 giorni, quindi si vede uno spiraglio, qualcosa sta cambiando. Che cosa è cambiato? Veramente di questa manifestazione di interesse, di questa nuova cordata, noi l'abbiamo saputo dai telegiornali, quindi a noi non ci ha chiamato nessuno. Sappiamo che ci sono questi imprenditori, però ad oggi non ci ha chiamato, non ci ha convocato nella regione, abbiamo avuto solo una convocazione dell'amministratore delegato per una RSU lunedì, forse ci vuole spiegare qualcosina su questa questione. L'ingegnere però Baranello, l'amministratore, sì. Non la regione, no? No, 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 l'ingegnere Baranello. Ma non c'era, diciamo, appeso a questa possibilità che avete chiesto più volte l'incontro a Frattura, che dopo qualche giorno vi doveva convocare, o no? Allora Giovanni, tocchiamo subito l'argomento, perché qui noi abbiamo dei documenti del 2013 dove... La situazione sta diventando troppo preoccupante. Abbiamo chiesto più volte un confronto con la regione, ma non abbiamo avuto risposta. Qua si parla di un anno e mezzo fa, novembre 2013. Siamo ad aprile 2015. La situazione non è che migliorata, è peggiorata. E vi spiego anche il perché. Io in tutte le trasmissioni ho parlato di disastro sociale. Disastro sociale, parlo della GAM, e sono d'accordo da quello che hanno detto i miei colleghi. Questo disastro è chiaro che viene anche da lontano, perché dobbiamo essere onesti, però si sono fatte le campagne elettorali dove ci hanno promesso sempre che comunque la situazione non ci dovevamo preoccupare, che non si lasciava a piedi nessuno e si andava avanti. Alla fine come ci ritroviamo? Ci ritroviamo col macello chiuso da un anno e mezzo, con dei lavoratori che non ci dobbiamo dimenticare, come giustamente ha detto il collega, gli avvendisi. Gli avvendisi erano i lavoratori, forse non voglio dire la parola sfruttati, però erano quei lavoratori che sapevano stare in tutte le posizioni in quell'azienda, lavoravano da erano tutti i reparti, diciamo erano giovani, erano lavoratori di 12-13 anni in quell'azienda, e non possiamo dire che non abbiamo lasciato a piedi nessuno, perché questi lavoratori ad oggi non hanno forme di sostegno al reddito, non solo lavoratori avventizi, i trasportatori e gli allevatori. Attenzione, non è che noi stiamo in una posizione migliore, perché noi l'abbiamo sempre detto, e l'ha ripetuto anche il collega, noi non vogliamo la cassa integrazione, va bene la cassa integrazione per questo periodo, certo, per accompagnare il piano industriale, che poi parlerò anche di questo, perché noi ce ne siamo giocati già un anno e mezzo di cassa integrazione, non ce lo dimentichiamo, e la mia preoccupazione è proprio questa, perché noi i lavoratori non li dobbiamo illudere, gli dobbiamo dire la verità, metterli al corrente della realtà di oggi. Questa è un'emorragia della regione, di questo disastro sociale, che non è che viene risolta, non viene nemmeno tamponata, perché a sentire i colleghi ogni giorno si parla di vertenze. Io vorrei vedere, mi alzo la mattina per vedere un giornale e dire finalmente è stata risolta una vertenza di questa. Si va avanti sempre peggiorando. Beh, alcuni organi di informazione hanno diffuso questa notizia che alla GAM, dopo l'assegnazione, diciamo, provvisoria, formalmente deve ancora avvenire, si apre uno spiraglio. Lei non è convinto? Però non sono convinto e sono preoccupato di questa storia qua, ma non per questi imprenditori. Perché? Perché noi abbiamo lavorato su un piano industriale con un imprenditore per 7 mesi. Ma attenzione, non è che abbiamo perso solo 7 mesi di tempo, abbiamo perso 7 mesi di cassa integrazione che ci serviva per accompagnare quel piano industriale. Cioè, questa è la mia preoccupazione. Oggi dice che si doveva aprire una busta e hanno fatto un'assegnazione provvisoria ad Avi Molise. Noi non sappiamo nemmeno chi sono. C'è nessun incontro? Cioè, praticamente, no, voglio dire questo perché la gente deve sapere la verità. Noi su un imprenditore ci siamo stati al tavolo 7 mesi. 7 mesi di lavoro dei due manager Baranello e la Lalli, che sono stati destabilizzati poi alla fine. Perché se andiamo a vedere, è saltato tutto. Ma qual è stata la causa? Io la causa la so, è di tutta la politica, perché qui la colpa non la possiamo dare sempre a uno, è di tutta la politica, è preciso bene questo, perché noi sappiamo che è successo,
Però ad oggi chi ne paga le conseguenze? Qual è stata la causa? Chi ne paga le conseguenze? Sono sempre i lavoratori e si va a giocare sempre sulla pelle di questi lavoratori che mano a mano stanno andando verso la fine. Qual è stata la causa? Ma la causa, io lo ripeto, è stata di tutta la politica, di qualche mail arrivata all'ultimo minuto, di imprenditori e anche molto seri, però erano delle... Sono venuti meno poi alla fine, parliamo sì, di per far saltare, no? Tutto, però quello che ci preoccupa è che noi per 7 mesi si è lavorato su un imprenditore che non è che ce l'abbiamo scelto noi, il presidente ci ha detto che era solo lui l'imprenditore che poteva risolvere tutto. 7 mesi di lavoro. Ovviamente Dilio sta parlando di Diego Volpe Pasini, che poi più in avanti lo avremo in collegamento telefonico. Ci sono preoccupazioni tra i lavoratori, anche di quelli, diciamo, più fortunati che lavorano all'incubatoio. Allora, anzi, chiamiamo subito Mariano Russo, che è uno delegato della CGIL che lavora proprio all'incubatorio. Se mi chiamate Mariano Russo con una certa urgenza, è la prima telefonata. No, volevo finire. Prego, infatti. Cioè, di questo disastro sociale, di questa azienda che nei tempi migliori ci lavoravano addirittura 1000 famiglie, e io ho dei dati veramente allarmanti della città di Boiano, ma questa emorragia non sta solo su Boiano, questa sta su tutto il Molise. Purtroppo ci sì. Sono dei dati veramente allarmanti a Boiano con la chiusura di questa azienda. E cosa stiamo facendo? Stiamo perdendo tempo. Perché ci siamo giocati 1 anno e mezzo di cassa integrazione, 1 anno di ordinaria e 6 mesi di straordinaria. Il 5 novembre finisce anche la straordinaria. Dici Dilio, ma tu già vai a pensare al 5 novembre? Sì. Certo. Io ci devo pensare già adesso, ma ci deve pensare la politica. Questi lavoratori che fine faranno? Se l'affitto è di 10 mesi e la cassa integrazione scade il 5 novembre, a prescindere, ripeto, noi vogliamo lavorare, ci devono ridare la dignità. Ci devono ridare quello che ci è stato tolto e ci è stato promesso. Perché di promesse ce ne sono state fatte tante. Anzi, ogni volta che andiamo al tavolo ci dicono sempre non vi preoccupate che la situazione sia giusta. Io veramente sono un po'... ero ottimista all'inizio, però adesso sono veramente scettico su questo. Ecco, ma rispetto agli impegni assunti, no? Da più parti, diciamo, non solo da Paolo Frattura, notiamo che puntualmente slittano in avanti questi impegni, cioè le date slittano. Voi non avete avuto confronto con Avi Molise, avete avuto confronti con altri imprenditori, però in sostanza non avete niente in mano oggi. Allora, ecco la mia preoccupazione. Si è partito da novembre 2013 ad arrivare ad aprile oggi 2015 con Leocata, socializzazione d'impresa, mi ricordo quando il presidente disse o cooperative o la socializzazione o niente. Sì. Poi si è passato all'imprenditore che per 7 mesi, Pasini, sì, avete... che per 7 mesi ci hanno lavorato i manager della regione. Cioè non teniamo fiducia nemmeno dei manager della regione, penso io non lo so. Ecco perché la mia preoccupazione, ma non è solo la mia, la preoccupazione è di tutti questi lavoratori che oggi ci stanno ascoltando, che ci chiamano tutti i giorni allarmati. Che fine faremo? Se il piano industriale prevede il riassorbimento in 3 anni a pieno regime e già ci siamo giocati 1 anno e mezzo tra ordinari e straordinari, rimarremo scoperti, ma questo lo dobbiamo dire ai lavoratori, dobbiamo dire la verità, noi dovremo fare un'assemblea assolutamente la prossima settimana per informare i lavoratori di questo che sta succedendo. Noi abbiamo al telefono Mariano Russo, delegato CGIL, RSU CGIL alla GAM, che lavora proprio all'incubatorio, ho detto uno dei fortunati, molto tra virgolette. Voglio ricordare che stiamo parlando di 270 lavoratori, solo per dirla in maniera un po' atipica, perché all'inizio, diceva Giancarlo Dini, in tutto erano 1 migliaio di persone intorno alla GAM, prima SAM, insomma, tra allevatori, trasportatori e lavoratori. Oggi parliamo solo di sistemare 270 persone. Ne restano ancora a piedi circa 400, che sono gli avventizi, ed altri. Allora, Mariano Russo è fuori regione, l'avremmo voluto qui con noi. Buonasera, Mariano. Buonasera. Ci sono stati sviluppi ultimamente alla GAM, l'altro ieri la notizia di questa possibile aggiudicazione della fase transitoria ad Avi Molise. Lei lavora, lo dicevo, all'interno dell'incubatoio. Qual è il suo giudizio su queste ultime novità? Noi le novità le abbiamo apprese attraverso i giornali, attraverso le televisioni, ancora non c'è stato comunicato niente. Oggi mi è arrivata la notizia che siamo stati convocati dall'amministratore lunedì prossimo
per credo perché debba darci delle spiegazioni e debba informarci di quello che sta accadendo. Ad oggi noi non sappiamo niente, abbiamo sentito attraverso le televisioni di questa manifestazione di interesse da Avi Molise, però noi non conosciamo, anzi diciamo, conosciamo i soggetti appartenenti a questa Avi Molise, però diciamo, vogliamo capire se offrono garanzie, se è un'offerta concreta o se sono le solite promesse, le solite i soliti scoop giornalistici. Ecco, a tutt'oggi non sappiamo niente, non abbiamo nessuna informazione. Ecco, siete anche preoccupati, ci dovrebbe essere, almeno da quello che si sa, Avi Molise si impegna ad assumere 40 persone nell'incubatoio, quindi quelle che ci stanno più una decina, immagino. Quindi ci dovrà essere un cambio di società per voi che ci lavorate. Ma noi prima di tutto vorremmo capire, e io sono preoccupato non per noi 30, 40 che lavorano in Molise, ma sono preoccupato per tutti i lavoratori, perché io sentivo un attimo prima il collega Adilio e ha ragione quello che dice. Qui c'è grande preoccupazione perché sono passati già tanti mesi, non c'è nessuna soluzione in vista, la cassa integrazione sta andando avanti, abbiamo solo 2 anni, anzi diciamo che nel momento in cui se verrà approvato il concordato partiranno 18 mesi, alla fine dei 18 mesi è finita la cassa integrazione. Se quel progetto parla dei famosi 3 anni, non lo so come arriveremo alla fine di questi 3 anni, saremo scoperti. Dicevo che sono preoccupato per tutti e per tutta la filiera, perché più si va avanti e più diciamola, noi conosciamo bene quell'azienda, è un'azienda che è destinata a morire completamente. Però vorremmo sapere da questi pseudo imprenditori, queste persone che hanno manifestato interesse, se sono in grado prima di tutto di mettere in sicurezza l'incubatore. Io voglio ricordare a tutti che noi stiamo lavorando all'incubatore in condizioni disagiate, in condizioni penose, con molti rischi, perché è un'azienda da rifare completamente, questo lo sapevamo dall'inizio, quindi c'è bisogno di chi metta dei soldi per mettere in sicurezza l'incubatore. Il presidente Frattura ci aveva garantito che se la gestione l'avrebbe fatta la Regione Molise avrebbe messo i soldi la Regione Molise, altrimenti avrebbero affidato a chi per prima cosa avrebbe fatto i lavori all'incubatore. Quindi questo per noi è fondamentale. Russo, poi però, bisogna vedere se, Russo, però nel preliminare è scritto che ci sono, devono impegnare 400.000 euro per sistemare l'incubatore. Euro si parla, perché l'incubatore bisogna rifare il tetto, bisogna rifare le cose essenziali che sono tutto l'impianto elettrico, perché noi la mattina quando ci sono i temporali andiamo lì con gli stivali, quindi la situazione veramente è andata precaria. Quindi bisogna capire che cosa hanno intenzione di fare. Però io ripeto, per me è la Regione Molise che dovrà decidere. Lunedì ci ha convocato l'amministratore Baralè, ci dirà che cosa c'è, che cosa bolle in pentola, però è chiaro che noi lo dovremmo andare in giunta, la giunta che ci dovrà dire che cosa vuole fare, perché qui c'è una delibera di giunta. Quindi la giunta con a capo il presidente Frattura dovrà decidere se affidarla o no e se ci stanno le garanzie. Poi è normale che noi siamo preoccupati, noi che stiamo lavorando lì, perché i sacrifici li fanno tutti quanti da fuori, ma li facciamo anche noi i sacrifici, perché c'è gente che viene da fuori, gente che tutte le mattine si alza, che comunque va a lavorare per cercare di mantenere in piedi un progetto. Poi se vogliono cambiare contratti, cose che dovremo vedere più in là, quando ci sarà l'assegnazione definitiva, se verrà fatta questa assegnazione, perché da quello che so io la Regione ha dato altri 10 giorni di tempo per mostrare tutte le garanzie che ci vogliono. Quindi queste sono le notizie. Vedremo che cosa succederà nei prossimi giorni. Chiaro che siamo preoccupati e siamo pronti a qualsiasi battaglia, siamo pronti a qualsiasi dimostrazione di forza, perché siamo stufi, siamo letteralmente veramente stufi. Un'azienda che era il fiore all'occhiello di questa Regione, un'azienda che in questo momento di crisi globale l'unico settore che tira è quello del pollo, per me è veramente uno scandalo vedere chiusa un'azienda del genere. È un paradosso, poi, diciamo così. È un paradosso. Va bene. Poi
abbiamo avuto, io l'ho detto anche le altre volte, continuo a parlare di filiera, abbiamo avuto la capacità di farci sfuggire la filiera, noi oggi non abbiamo più niente. Ecco, ma voglio parlare di filiera, non filiera. Noi siamo stati talmente abili in questa regione a farci sfuggire una filiera che faceva gola a tutti. Ecco, questo è il risultato. Al momento questo è, non c'è dubbio. Grazie Russo, grazie, dobbiamo chiudere. Buonasera a tutti. Buonasera a lei. Dobbiamo chiudere, abbiamo i nostri obblighi, pubblicità. Mostra il tuo sorriso, non il tuo apparecchio. Nella vita professionale e sociale, un bel sorriso può farti sentire più felice e sereno. Per avere il sorriso che hai sempre voluto, senza il fastidio o l'imbarazzo dei tradizionali apparecchi fissi, Invisalign è la scelta giusta. Lo studio Eliseo di odontoiatria estetica e restaurativa ti invita all'evento annuale Open Day Invisalign, terza edizione, giovedì 23 aprile a San Salvo, venerdì 24 aprile a Campobasso. Per te, una visita ortodontica gratuita ed una promozione unica sul costo del trattamento. Che batteria vuoi per la tua auto? Normale, cubetto, bassa o per camion e moto? Da Viscovo ci sono tutte, a prezzi imbattibili. Anche meno di un euro ad ampere, come la 100 ampere a 89,90€. E sconti fino al 60% su tutto il magazzino ricambi e accessori, con vendita diretta al pubblico. Viscovo è a Isernia, via Santa Maria delle Monache. Pulisud, edilizia, costruzioni, impermeabilizzazioni edili, ristrutturazioni a 360 gradi, senza bisogno di impalcature, per condomini, villette, strutture industriali. Questo vuol dire risparmiare tempo e denaro grazie al nostro vastissimo parco mezzi, con piattaforme aeree fino a 55 metri d'altezza. Pulisud, bonifiche amianto con personale e mezzi dedicati, noleggio piattaforme e autogru. A Campobasso, via Campania 97/B e su www.pulisudcb.com. Il governo ti lascia solo. Il modello 730 non ti sarà recapitato a casa. Sarà accessibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate e potrai entrarci solo dopo aver richiesto il codice personale. Non conterrà tutte le spese per recuperare il tuo credito fiscale. I dati presenti dovranno essere controllati ed eventualmente modificati. Un tuo errore comporterà il pagamento di imposte, sanzioni e interessi. Il CAF CGL Molise si prende cura di te. Sottoscrivi la delega per il prelievo della tua dichiarazione nelle sedi CGL. Per te non più controlli e verifiche e in caso di errore non scaturito o indotto da dolo del contribuente, imposte, sanzioni e interessi sono a carico del CAF CGL Molise. Agripet, antiparassitari e prodotti per il benessere dei tuoi amici e animali anche nella stagione primaverile. Alimenti selezionati, collari e guinzagli per passeggiare in sicurezza con il tuo cane. Lavaggio self-service per tenerlo sempre in ordine, anche nelle giornate più calde. Agripet, nella zona industriale di Campobasso. Anche tutto per il giardinaggio e l'orto. E ad aprile, mese della prevenzione. Sconto del 30% su tutti gli antiparassitari. La qualità per noi è tutto e con 30 anni di esperienza siamo pronti ad arredare completamente la tua casa. Dai mobili alle porte fino all'arredo bagno, la scelta di qualità è una sola. Arredamenti Testa, a Jelsi, in via 4 novembre, dove ogni dettaglio è su misura, così come i pagamenti. Ti aspettiamo anche la domenica mattina. L'associazione parrocchiale Insieme si può e Gens Iulia presentano Ecce Homo, la prima edizione della Passione Vivente a Ceppagna di Venafro, domenica 12 aprile dalle 18:30. Questo spot è offerto da Supermercato Deco dei Fratelli Nardelli, Vizi e Delizie di Piero Abate, Molise Infissi Venafro, D&D Tecnoimpianti Venafro. Artigiani dal 1933. Arredatori da mezzo secolo. Sasso e legno, cucine in muratura. Il valore della qualità nella vita, nella cucina. Nuovo showroom a Riccia a soli 30 minuti da Campobasso e Boiano. Scopri Galbacotto, il prosciutto cotto al vapore per 15 ore. La fetta golosa, dolce e naturale che piace a tutti. Galbacotto, il buonissimo al vapore di Galbani.
Prova anche tutti gli altri salumi Galvani. Economia e lavoro, il Molise che fallisce. Seconda parte di Moby Dick tocca a Giovanni Cristofano, presidente di una cooperativa di allevatori costituita ad hoc per la GAM, ma oggi stanno lavorando altrove. La prima domanda, presidente, che mi viene, cooperativa AAA, come mai non avete partecipato anche voi, non avete manifestato interesse per la gestione transitoria della GAM? Perché noi ci riteniamo persone serie. Abbiamo analizzato la proposta fatta. È grosso, dalla... persone serie. Certo. Cioè, no, no, l'ingegnere Di Molino non ce l'ha con lei. No, no, senza, senza riferimento alcuno. Chiedo all'ingegnere se vuole intervenire telefonicamente, può farlo tranquillamente, ingegnere. Anzi, ci farebbe un favore, così potrebbe spiegare bene il suo progetto. Noi abbiamo valutato cosa prevedeva questa manifestazione di interesse, a cosa dovevamo andare incontro per rispondere a questa manifestazione di interesse. Abbiamo costituito questa cooperativa proprio a seguito dell'input della regione di portare avanti il discorso avicolo. Un po' di tempo fa, è vero? Un paio di anni, un anno scorso. L'anno scorso. Noi adesso attualmente rappresentiamo l'1% della produzione nazionale di polli. Però, sembra poco l'1%, noi facciamo 380.000 polli al mese. Se riusciamo a partire con Pollo Arena, ripetiamo, ricordiamo, non è più GAM, ma Pollo Arena è stato acquistato il marchio da Diego Volpe Pasini. Diego Volpe Pasini. Se noi riusciamo a partire con Pollo Arena, passeremo all'1,5%. Noi piazziamo già tutta la nostra produzione sul mercato del vivo. Dove la collocate? La vostra? Noi la collochiamo nei mercati, nei vari macelli che ci sono in Campania. Vendiamo ad altri competitor, noi acquistiamo pulcini, mangime, medicinali, ci siamo dotati di un piano di autocontrollo a livello sanitario, quindi gli allevatori sono diventati tutti dei piccoli imprenditori, diciamo, fatturiamo tutto, conferiamo alla cooperativa che vende questo prodotto. Fatturiamo attualmente intorno a 600.000 euro al mese. Quindi, diciamo, è con grosse difficoltà. Stiamo cercando di andare avanti. Lo abbiamo fatto non per. Non ho capito perché non avete. Non abbiamo risposto perché. Offerto perché la disponibilità. Economicamente, a prendere in gestione la GAM o quello che ne rimane per 10 mesi con l'impegno che richiede la regione, cioè tra assicurazioni, fideiussioni, investimenti da fare al macello, all'incubatoio. L'incubatorio perché il macello resterà chiuso, sia chiaro. Il macello resterà chiuso. Non è che riapre l'azienda con la gestione transitoria. La gestione transitoria. Questa è una grossa fesseria, insomma. L'azienda resterà chiusa. Prevederebbe soltanto un esborso per 10 mesi di denaro, ma un grosso esborso di denaro. Per quanti? Per quanti euro? Io penso che si giocheranno intorno a 1,5 milioni, 2 milioni di euro. E poi in cambio di senza cosa? Avere nessuna produzione, perché se non, cioè, ci sarebbe soltanto il conto lavorazione che AIA sta svolgendo. Sì. Ma se parliamo di filiera in sé, non esiste il gruppo Vaiole, non esiste il gruppo degli allevatori, perché tranne la AAA che sta lavorando per conto proprio come cooperativa, e comunque caldeggia una ripresa produttiva a Boiano. Noi siamo stati i primi a dire che per ripartire, dato il macello chiuso, data la situazione della GAM, si doveva, prima ancora che venisse Pasini, si doveva ripartire in un macello terzo temporaneo. Dopodiché, perché quello attuale non è agibile. Dopodiché, diciamo, si passava all'investimento sul nuovo, proprio per non perdere quote di mercato e per dare la continuità. Questa cosa non è stata fatta. Prima ancora di questa cosa era venuto Leocata e ribadisco, la storia. A 100 capannoni, a un mangimificio, a un macello, vende e produce in Sicilia con grandi numeri. Leocata era considerato troppo piccolo.
da questo. Avimolise mi sembra molto più piccolo. Io adesso, io non voglio sindacare su quello che fanno gli altri, io sto soltanto dicendo che noi ci abbiamo creduto per un sacco di tempo a questa cosa, abbiamo costituito la cooperativa proprio in funzione di questa ripartenza. Stiamo lavorando, non abbiamo risposto a questa cosa perché riteniamo che è una cosa economicamente non sostenibile per noi. Se gli altri credono di essere più forti o più, ben venga, perché io mi auguro che vada tutto liscio e che funzioni tutto. Però noi, se abbiamo detto, lavorato per 7 mesi con un discorso con Aria Food, con Pasini, prendendo... Lui ha preso il marchio Pollarena, che ricordiamoci è un grosso, grosso vantaggio iniziale partire con una commercializzazione. Sulle confezioni c'è scritto Pollarena. Marchiato Pollarena, non c'è dubbio. Quindi noi pensavamo che fosse cosa fatta. Si parte in questo modo, si andrà al PSR, si ricostituirà il macello a Boiano, si rifà anche il gruppo delle ovaiole, si rifà tutto. E si riparte in grande stile, mantenendo adesso, per adesso, cercando di riconquistare quote di mercato sempre maggiori. Chiedo alla regia di passarmi Antonio Sacco, se c'è, un operaio della GAM. Fatemi qualche cenno, per favore. Però, rispetto a quello che stava dicendo, Presidente, Giancarlo Riglio, visto che si è munito di documentazione, per illustrarci quello che... è l'impegno assunto da Avi Molise, visto che l'ingegnere non ci chiama. Prego. Allora, qui io ho la delibera della giunta regionale sulla gamma, sulla manifestazione di interesse, sulla prima fase, sulla fase provvisoria. Quello che dice... a gestire a titolo di affitto i centri di allevamento di proprietà GAM per un canone da indicare nell'offerta. Qui non lo sappiamo qual è la somma. 50.000 euro al mese. No, a gestire a titolo di subcomodato lo stabilimento incubatorio per un corrispettivo non inferiore ad euro 50.000 esatto. al mese più IVA. 10 mesi per una durata di mesi 10 con impegno ad assumere con le modalità previste dalla legge almeno numero 30 unità lavorative tra quelle attualmente. E qui vabbè ci siamo perché pare da detto da... dai giornali, 40, perché pare che unità. Ne assumeranno 40. 40. A fornire adeguate garanzie in ordine agli obblighi che verranno assunto per la gestione transitoria. Di e sono le fiduzioni e a le fornire lettera di referenze bancarie che attesti la disponibilità di mezzi finanziari adeguati per la realizzazione del progetto di rilancio della filiera avicola molisana nei termini di cui sopra. Non è finito. A fornire garanzie in ordine alla salvaguardia di adeguati livelli occupazionali. Lo spiegherò. Adeguati? No, sì, no, dopo, perché no, abbiamo perché voglio linea. Spiegare. Poi continuo, però dobbiamo essere più brevi, dobbiamo aumentare il ritmo, diciamo così. Antonio, credo che in linea c'è Mario Izzi. Izzi, buonasera. Buonasera a tutti, saluto i sindacalisti che sono presenti in trasmissione. Un operaio Ciao, della Mario. GAM che ovviamente sta soffrendo come tanti altri, uno dei 272 per capirci. Come giudica queste ultime novità che stanno succedendo alla GAM, questo impegno a darla in gestione provvisoria? Sento poco il volume. Deve abbassare il suo televisore però. Dicevo, come giudica l'impegno a dare in fitto l'incubatoio ad Avi Molise? Ma io veramente adesso noi non crediamo più a nessuno, perché siamo stati presi in giro troppo tempo e ci hanno portato a questa situazione. Io non credo che Avi Molise può investire più di 1 milione di euro, cioè me lo auguro con tutto il cuore, e poi fra 10 mesi qualcun altro si può aggiudicare il bando definitivo. Secondo me sarebbe solo un folle a investire tale cifra. Me lo auguro perché sinceramente sono passati 18 mesi da quanto è stato chiuso lo stabilimento e come ha detto qualche sindacalista ci siamo giocati 1 anno e mezzo di cassa integrazione e a novembre scadrà anche la straordinaria e molto probabilmente andremo pure in mobilità. Qual è l'umore tra i suoi colleghi lavoratori dei 272, diciamo così, ma anche
degli avventizi che ormai mi sembrano fuori da ogni gioco. Sì, sì. Questo purtroppo è la nota dolente che di questa azienda, e le 400 persone che lavorano senza nessun sostegno al reddito. È una cosa che veramente fa piangere il cuore. E invece i suoi colleghi, diciamo più fortunati tra virgolette, come attendono queste soluzioni da sempre annunciate e mai arrivate, diciamo così? Più fortunati in che senso? 272 che state in cassa integrazione oggi, a differenza degli avventizi che non hanno niente. Noi siamo stati, Giovanni scusa, siamo stati diversi mesi senza cassa integrazione, 4-5 mesi senza percepire nessun centesimo, monorediti, la maggior parte di come me, come tutti quanti, la maggior parte, e per prendere la cassa integrazione siamo dovuti ricorrere a un anticipo delle banche e ci siamo dovuti, diciamo, appellare alla buona sorte perché finché veniva approvata questa cassa integrazione, altrimenti oltre al danno si rivelava anche la beffa, perché dovevamo restituire l'anticipo alla banca che ci ha anticipato i 3-4 mesi di cassa integrazione. Quindi passavamo dalla padella alla brace. E le banche vendono soldi, le banche, non fanno altro tipo di lavoro. È un grosso rischio. Ma voi pensate... Però purtroppo una famiglia monoreddito, come non aveva altro modo da fare, siamo dovuti ricorrere. Questa è la situazione che ci hanno indotto la nostra politica, andare a fare i prestiti alle banche. Ringrazio loro per tutto questo. Avete fiducia in una soluzione definitiva della GAM da qui a qualche mese, diciamo così? Da qui a qualche mese, ma stiamo scherzando, Giovanni. Questo ne ha venduto di chiacchiere, questa classe politica. Ci ha portato a questa situazione. Hanno fatto solo chiacchiere. E poi si permettono sempre di giudicare il passato. Ma si giudicassero loro, prima di giudicare gli altri, devi giudicare te stesso. Perché quando giudichi te stesso, allora puoi giudicare gli altri. Questa è la situazione. Bene, grazie Mario, tanti auguri ovviamente, buona serata. Grazie del contributo. I colleghi, grazie, buona serata. Doveva finire velocemente, Edilio, ancora. Volevo prego. Aggiungere qualcosa sulla cassa integrazione. Sì. Precisiamo che noi da novembre ad oggi non avevamo percepito nessun centesimo e siamo dovuti ricorrere alle banche, come diceva il collega, ma quello era un prestito. È stata una cosa positiva perché per alleviare almeno e portare qualcosa a casa, però i lavoratori ci chiamano perché la cassa integrazione sono 700 euro? Eh sì, la cassa integrazione purtroppo sono 700-800 euro. E come si fa ad andare avanti? Ecco perché io dico, a noi ci serve il lavoro, ci devono ridare quello che ci hanno tolto. Noi non è che vogliamo vivere di cassa integrazione, ci devono ridare il lavoro. La vede, come la vede, Presidente, la situazione alla GAM? Ci sarà una ripresa, secondo lei? Tra l'altro c'è ancora un giudizio pendente sul concordato preventivo, no? Io la vedo molto dura perché è stata depauperata di tutto, manca tutto, ormai non c'è più niente. E la filiera non c'è più, diciamo. La filiera non c'è più e quando si è avvicinato a... Per ultimo, Area Food, pensavamo che la filiera potesse ripartire. Adesso c'è quest'altra novità, ma io penso che gli allevatori che stanno lavorando con gli altri competitor difficilmente tornano indietro. Anche se stanno facendo meno cicli. Secondo lei aver chiuso l'azienda nel novembre 2013? Guardi... Sul discorso della chiusura del macello, io non mi sento di condannare il fatto che il macello sia stato chiuso per motivi di sicurezza, per questi motivi qua. Però a fronte di questo si doveva subito pensare e intervenire con un piano alternativo a breve termine. Perché prima ancora di chiudere il macello, sia la vecchia classe politica sia la nuova, se avessero dato ascolto al primo imprenditore che si era avvicinato, che era Leocata, e non si andava a sperare di attirare qui chissà chi. Leocata aveva un progetto serio e fattibile. A quest'ora, 2 anni dopo, staremmo, io non voglio dire dei numeri esagerati, ma staremmo facendo intorno ai 180-200 mila polli.
se no, come minimo, se non di più. Però, quindi dobbiamo ricordare però una circostanza, perché è giusto dire sempre la verità. Leocata è scappata da questa idea di prendersi Gamma, certo, perché le Oaiole non c'erano più. Sì, perché cioè, si è perso troppo tempo. Diciamolo, l'ingegnere Nicola Baranello, persona stimatissima, l'ho sempre detto, e l'avvocato Carmela Lalli hanno fatto un buon lavoro, stavano facendo un buon lavoro. A un certo punto si sono trovati senza l'inizio della filiera, no, le Oaiole. Ma lì, ascolti, far rimanere le Oaiole in quell'azienda non è il compito di me, certo, o del sindacalista, non c'è dubbio. Allora lì bisognava essere le più attenti, le Oaiole sono state portate attenti, all'esasperazione essere per andare attenti, via, essere più attenti. C'è stato qualche manovra per farle andare via. Allora io posso pensare che a un certo punto c'è stato un piano ad hoc fatto per farle andare via, se no le Oaiole scientificamente, insomma, se no le Oaiole sarebbero rimaste. Allora, come prima cosa, sapendo che la filiera è composta principalmente da quel gruppo andava salvaguardato. Certo. Io, a proposito di persone capaci, so che l'avvocato Carmela Lalli se l'è presa per un mio servizio, uno su mille se ce la fa, ma insomma è venuto spontaneo, però le capacità dell'avvocato Lalli sono fuori discussioni, che poi si utilizzano, diciamo, in maniera eccessiva le consulenze, è un altro dato di fatto, ma è un vizio storico della politica molisana. Consulenze e stipendi alti, poi ne parleremo ovviamente. Andiamo allo zuccherificio. Luca Ferrero, un giovane delegato della UIL all'interno dello zuccherificio. Qual è oggi la situazione dello zuccherificio? Oggi lo zuccherificio praticamente è un paziente in rianimazione. Il problema è capire se c'è la volontà di rianimarlo, se c'è la volontà della parte politica di rianimare questo paziente. Io oggi sentivo parlare di Pasini, di Gam, per me sembrerebbe quasi come se stesse succedendo un déjà vu, perché praticamente Pasini ha lavorato 7 mesi alla Gam in sordina, e di colpo arrivano queste mail e sparisce giustamente Pasini, capisce che deve fare retromarcia. Pasini prende lo zuccherificio, sta tentando allo di prendere zuccherificio, lo zuccherificio. Pasini sta lavorando dal 13 settembre che sta lavorando Pasini. Ha chiesto informazione per lo zuccherificio, è venuto a fornire gas allo zuccherificio. Oggi come oggi noi stiamo aspettando, ha avuto l'autorizzazione dal tribunale per il preliminare, insomma, di affitto. Di fitto. Questo preliminare deve diventare definitivo. E si affacciano degli avvoltoi così di punto in bianco, arriva a fine marzo, ti vedi questi 4 dirigenti della... La devo interrompere, sì. Ferrero, perché abbiamo il piacere, dico, è la prima volta, una delle prime volte che esce allo scoperto, perché sta nato da noi, l'assessore al bilancio, ex assessore al bilancio Gianfranco Vitagliano, che conosce benissimo il mondo delle partecipate, aveva anche la delega alle partecipate. Buonasera assessore ex. Buonasera a voi. Ecco, stiamo parlando di soprattutto di crisi e di società partecipate. Lei conosce bene quel mondo. Avrebbe fatto le stesse cose che sta facendo questo governo regionale se fosse rimasto in sella, diciamo così? Ma Giovanni, intanto la sella non c'è, non siamo rimasti in sella, quindi chiedere a chi non è più a cavallo, insomma, è quantomeno fuori dal tempo. Però, insomma, mi vengono da fare alcune riflessioni. Intanto, la prima, il pubblico non è che può fare l'imprenditore, non lo deve fare. O se lo fa, lo deve fare, lo può fare per poco tempo. E tra l'altro cercando di osservare e rispettare le condizioni di mercato, cioè è impensabile che il pubblico gestisca aziende o faccia l'imprenditore non stando sul mercato. Detto questo, questa situazione, sia quella della Gamma che quella dello zuccherificio, perché hanno molte similitudini purtroppo, vengono da molto lontano, quindi insomma credo che
un'analisi fatta sul contingente, cioè solo in questo momento, o magari guardando a quello che fa questo governo regionale, credo che sia riduttivo. Le condizioni di tutte e due le aziende sono condizioni che vengono da un percorso, da una storia, e forse in queste vicende magari qualche domanda si potrebbe fare pure a qualcuno che sta oggi in questo governo regionale, ma che magari prima aveva altre responsabilità e ha seguito da allora queste vicende, no? Sì. Detto questo, io osservo una cosa, che è stata tra l'altro la bussola che mi ha sempre guidato nelle mie responsabilità. Fermo rimanendo che il pubblico non può fare l'imprenditore, c'è un limite all'interno del quale il pubblico ha il dovere di fare. Qual è questo limite? Quando le condizioni senza l'intervento pubblico sono tali da creare un danno superiore al costo dell'intervento pubblico. Questa è una regola che credo che chi governa da buon padre di famiglia deve applicare. Ed è questo, allora, il caso, ed è questo il caso di Gamma e Zuccherificio Italiano? Il problema qual è? Non mi piace parlare di chi c'è oggi, ma voglio parlare di quando c'ero io. Che cosa abbiamo fatto noi? Siamo intervenuti perché? Perché non intervenire per la società, per il pubblico, per i cittadini, avrebbe avuto un costo di gran lunga superiore a quello che l'intervento chiedeva. Ma questa è la stessa logica che deve usare un padre di famiglia, che quando deve spendere dei soldi deve pensare: se non li spendo magari mi costa di più, allora mi conviene spendere. Questa regola credo che debba valere sempre, non dipende da qualsiasi governo regionale, non dipende dal colore politico, ma insomma credo che debba essere alla base delle decisioni di chi ha responsabilità politica. Allora, in queste condizioni è chiaro che il problema si pone in tutta la sua evidenza, no? Quali sono le conseguenze per la nostra società regionale, per i cittadini del Molise, se la filiera avicola è distrutta, se lo zuccherificio non produce più? Allora, questa è la domanda che bisogna farsi. È chiaro che questa domanda non se la deve fare solo chi governa, se la deve fare anche chi, per esempio, ha pensato che la GAM potesse stare sul mercato con un numero di dipendenti di gran lunga superiore al suo bisogno. E chi l'ha messi quei dipendenti? Chi li ha messi? Li ha messi la politica, li ha messi la società, li ha messi chi ha gestito l'azienda, li ha messi il privato che ha gestito l'azienda, insomma bisogna, li hanno messi i sindacati, Giovanni, insomma uno, la storia di questa regione non è che sì. Non siamo nati ieri, la conosciamo tutti, no? Ma basta riandare alla SAM, andare indietro con la storia e vedere quello che è successo. Chi ha pensato che un macello in quelle condizioni potesse stare sul mercato? Insomma, molto probabilmente si è illuso. Si sarà illuso il politico, si è illuso il sindacalista, si sono illusi i dipendenti. Insomma, c'è un insieme di responsabilità rispetto alle quali molto probabilmente oggi è facile starne fuori e accusare gli altri, insomma. Allora io credo che ognuno debba assumersi le proprie responsabilità, tenendo conto che siamo in una condizione di contesto molto difficile, che non è quella di 2 anni fa, di 3 anni fa. Insomma, no, non è facile risolvere un problema di questo genere. Lo si fa con il concorso di tutti, con grande responsabilità e sapendo che quello che si faceva 10 anni fa non si può fare più, non si può fare più. In questa vicenda ci sono state tante, tante situazioni, tante condizioni, no? Abbiamo cercato per anni, inseguito l'interesse di AIA, l'interesse di Amadori, abbiamo cercato in ogni modo di trovare una condizione che risollevasse le situazioni dell'azienda. Purtroppo quando si ha una condizione di debolezza nella trattativa, insomma, non è che si può alzare tanto la voce.
e siamo stati vittime di determinate situazioni. Io per esempio ricordo con grande dispiacere l'atteggiamento del gruppo AIA, che ha tirato la corda fino all'inverosimile cercando di arrivare ad una condizione tale per cui molto probabilmente la condizione più favorevole di quel gruppo sarebbe stata quella di vedere scomparire la filiera Monsanto. C'è stato un gioco delle parti incredibile, e chi ha responsabilità politiche molto probabilmente insomma, non riesce molte volte ad avere la capacità di decidere, la possibilità di incidere senza che il privato condizioni queste decisioni. Ingegnere, e in queste condizioni io vedo anche l'attuale governo regionale, ripeto, in una condizione di contesto molto più difficile di quella di tre anni fa o di cinque anni fa. Certo. Ingegnere, torniamo un attimo allo zuccherificio. Ci sono indiscrezioni, o meglio chiacchiericci, diciamo così, che la danno come persona interessata a una trasformazione dello zuccherificio, interessata indirettamente attraverso una società locale, questa Novamont che produce biochimica. Lei che ci può dire a riguardo? Giovanni, lei mi dà una occasione intanto per dire che ha fatto bene a chiamarmi ingegnere. Io ero ingegnere, sono ingegnere, ho ripreso a fare l'ingegnere. Farà politica ancora. Collaboro con diverse aziende. Farà ancora politica, immagino. Collaboro con altre attività fuori regione. Cerco di continuare a dare un senso alla mia vita. No? Mi dispiace molto che si chiacchieri ancora. Insomma, vorrei stare un po' più defilato rispetto alla realtà della storia, insomma, rispetto alle responsabilità istituzionali che ho avuto. Non so che cos'è la Novamont, non mi interesso dello zuccherificio, mi dispiace che si faccia il mio nome, mi dispiace che mi si consideri ancora all'interno di un certo sistema quando non lo sono, e insomma diventa difficile anche smentire cose che non esistono. Tra l'altro mi viene in mente qualcosa, perché insomma io molte volte mi sento un po' carta da mosche, no? Nel senso che magari c'è qualcuno che è interessato soprattutto nella mia città, nella mia zona, quindi non mi riferisco ad altre situazioni o per carità al governo regionale, ma qualcuno che è interessato a distogliere da sé, dalle proprie azioni, l'interesse e fa uscire queste notizie, questo gossip che non ha nessun fondamento. Io collaboro, insisto, con alcune aziende molisane, anche con un'azienda di Larino, nella quale ho un ruolo, ma relativamente alla ricerca, ai progetti di ricerca vicini al mio sapere professionale. Parliamo della Sagom Lab, ingegnere. Sagom Lab, chiariamolo tutto, cioè ha un ruolo, è una società che fa ricerca, sta precisando. È un laboratorio di ricerca che lavora col CNR, che lavora sui microorganismi. Io collaboro ai progetti di ricerca. Non fa finanza, è un'azienda straordinaria nel nostro Molise per il campo e per l'interesse che ha, ma tra l'altro io che ho sentito anch'io quel chiacchiericcio di cui lei parla, insomma, ho chiesto ai responsabili della controllante della Sagom Lab se ci fossero interessi nella vicenda dello zucchero, eccetera. Mi hanno escluso nel modo più assoluto che ci possa essere una condizione di questo genere. Quindi insisto, insomma, c'è una manina, c'è una linguetta che ogni tanto fa uscire cose magari per distogliere l'attenzione, insomma, ma è un gioco che non vale la candela e che non riesce sempre. Bene, bene ingegnere Vitaiano, ovviamente la chiamo ingegnere, ma so bene che prima o poi tornerà in politica, insomma, più prima che poi probabilmente. Io la ringrazio intanto per il contributo che ci ha dato sulle partecipate, contributo autorevole. E poi anche perché ha potuto chiarire, diciamo, quello che in giro si va dicendo, soprattutto nella sua zona a Termoli, ma il chiacchiericcio è arrivato anche a Campobasso. Grazie Gianfranco Vitaiano, buona serata. Beh, che dobbiamo fare, che dobbiamo fare. Buona serata. Arrivederci e auguri. Grazie. Ci dobbiamo fermare, ultima pausa, pubblicità.
Che batteria vuoi per la tua auto? Normale, cubetto, bassa o per camion e moto? Da Viscovo ci sono tutte, a prezzi imbattibili. Anche meno di un euro ad ampere, come la 100 ampere a 89,90€. E sconti fino al 60% su tutto il magazzino ricambi e accessori, con vendita diretta al pubblico. Viscovo è a Isernia, via Santa Maria delle Monache. Mostra il tuo sorriso, non il tuo apparecchio. Nella vita professionale e sociale, un bel sorriso può farti sentire più felice e sereno. Per avere il sorriso che hai sempre voluto, senza il fastidio o l'imbarazzo dei tradizionali apparecchi fissi, Invisalign è la scelta giusta. Lo studio Eliseo di odontoiatria estetica e restaurativa ti invita all'evento annuale Open Day Invisalign, terza edizione, giovedì 23 aprile a San Salvo, venerdì 24 aprile a Campobasso. Per te, una visita ortodontica gratuita ed una promozione unica sul costo del trattamento. L'idea, il progetto, soluzioni avanzate, informatica, web design, prodotti multimediali, conoscenze e tecnologie per la certezza del risultato. Publiservice. Publiservice. Sito internet www.publiservice.net. Design, stile e comfort nel nuovo showroom di D'Amico Arreda, sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio. In tutto il Molise, sul tasto 12 del telecomando c'è Tele Molise 2, l'informazione col TG2 Molise, tanto sport, attualità, approfondimenti. Tele Molise 2, con orari ideali per chi lavora o rientra un po' più tardi. Tele Molise 2, secondo i dati Auditel, è la seconda TV locale più seguita del Molise, preceduta solo dalla sorella maggiore, Tele Molise. Tele Molise e Tele Molise 2, le emittenti più seguite del Molise. Ultima parte di Moby Dick, che dobbiamo accelerare assolutamente il ritmo. Allora, mentre chiedo alla regia di chiamare in causa Antonio Di Risio, RSU dello Zuccherificio CGL, facciamo completare a Luca Ferrero della UIL. Intanto Vitaiano ha escluso qualsiasi interessamento, diciamo, suo e della Sagom, anche se un tempo si voleva riconvertire lo Zuccherificio, adesso si torna a parlare di riconversione, ecco. Ma sì, intanto c'è stato un fatto nuovo, un po', per molti aspetti un po' strano. Novamont, questa società leader in qualche modo nel settore della biochimica, è stata accompagnata e portata su un tappeto rosso all'interno dello zuccherificio. Sì, è stata accompagnata all'interno dello zuccherificio da un advisor, insomma, abbastanza di spessore, dall'assessore all'agricoltura Facciola, il quale però ha precisato poi in un'intervista a me che lui ha accompagnato sempre tutti, ha accompagnato anche Pasini, però ha parlato anche di riconversione, diciamolo. Lui ha detto lo zuccherificio da solo non regge, solo allora, con lo zucchero. Noi abbiamo letto il protocollo d'intesa che Novamont, che sarebbe, diciamo, sarebbe la parte buona di Montedison, sarebbe la parte pulita di Montedison. Novamont a Porto Torres ha fatto un protocollo d'intesa a livello ministeriale nel 2011 con una riconversione di quel petrolchimico che dovrebbe andare a regime nel 2016. Quindi ci sono 5 anni di buco, 120 persone poste in mobilità e 80 persone poste in cassa integrazione straordinaria. Comunque parliamo di biochimica, insomma. Parliamo di biomassa, centrale biomassa a 43 megawatt, cioè giriamo sempre intorno a questo spettro della biochimica. Che poi si parla, questo hanno fatto un investimento di 180 milioni di euro in Sardegna. Sì, è un'azienda grande. Insomma, ci sono degli incentivi. Ha stabilimenti anche a Terni, sì, per capirci, oltre che a Novara. Ci sono incentivi statali e europei. Ovviamente.
sanno utilizzare bene il mercato che c'è, evidentemente. No. Solo che non credo che i termolesi vogliono ancora un'altra centrale in qualche modo chimica, anche se bio. Vediamo Antonio Di Risio, che è in linea, la interrompo un attimo. Di Risio, buonasera. Buonasera Giovanni, buonasera agli ospiti che hai in studio, buonasera agli ospiti a casa. Insomma, su Termoli si insiste su questa storia della biochimica. Molti vogliono trasformare il vostro stabilimento dallo zucchero ad altro. Ma guarda Giovanni, noi abbiamo una storia che parte dal 69 e fino all'anno scorso è andata avanti con lo zucchero, è andata avanti anche con un'economia abbastanza florida. E come diceva prima l'assessore Vitagliano, lì dentro ci lavoravano imprese, ci lavoravano aventisti, ci lavoravano stagionali, ci lavoravano raccomandati e non. Però lavorava la gente del Molise, la gente delle Puglie, la gente che insomma aveva bisogno di lavorare. Oggi con quello che si sta elaborando, con quello che si sta portando alla resa dei conti, perché questa politica, io lo devo dire, è una politica che io ho votato, è una politica che io ho fatto votare per giunta, non è che pretendevo di avere il piatto facile a differenza di quando avevo a che fare con Vitagliano e con Iorio, ci mancherebbe altro. Però siamo arrivati a una situazione di arrivare ad aprile e non avere un ettaro di barbabietola. Io non credo che possiamo discutere ancora di zucchero, di ministero e di tavoli e di tutta sta bella storia. Nuova Monte Cascata dal cielo, non so chi ce l'ha portata, chi ce la vuole regalare, ma noi sicuramente, sia noi che il territorio di Termoli, siamo già pieni di chimiche, pieni di biomasse, pieni di turbogas e pieni di tutte queste belle vitamine che non credo che questi paesi, anche il mio compreso, ma Portocannone, Termoli, Campomarino che sono lì vicino, vogliono per cambio di 80 posti di lavoro, vogliono una realtà o una bomba dentro casa. Però io vado oltre, vado sul fatto che punto il dito verso questa politica che non ha risolto il problema dello zucchero, non ha risolto insieme a noi, insieme ai lavoratori, quello che poteva essere lo sviluppo e la facilità per fare una mini campagna di 5-6 mila ettari, non di 500 ettari. 500 ettari è ridicolo anche parlarne per conservare la quota zucchero. Noi non ci meritiamo questi, abbiamo perso un posto di lavoro, l'abbiamo perso, ce l'hanno fatto perdere chi sta al governo ora, perché chi stava prima ha fatto degli errori ben più grossi, non ti credere che non ha fatto nulla, 100 milioni di euro di debiti non è che vengono dal nulla, e l'ultima gestione che è stata quella di Alfieri, che non l'abbiamo scelta a catalogo certo noi, ma ha fatto il 2012-2013 inguaiando quella società ancora più di prima, con dei buchi enormi, nonostante c'era la quota non produttiva che veniva da Sulzucker, e anche lì questo signore è venuto, ha fatto i guai e poi se n'è andato senza che né chi l'ha messo e né chi stava ora gli ha detto nulla, perché lui era il super manager. Oggi mi ritrovo io a casa insieme al collega, insieme a tanti altri colleghi, dobbiamo pregare la cassa integrazione. Anche a noi scade il 4 di novembre la cassa integrazione ordinaria, non abbiamo diritto a fare una straordinaria perché l'abbiamo già fatta la SPA, e dico dopodiché ci spetta solo la mobilità, altrimenti il 9 di gennaio 2016 scade il concordato e finisce tutto. Finisce tutto, questo è il regalo che ci hanno fatto, siamo arrivati a queste condizioni, finisce tutto da noi, finisce la GAM, finisce, dove ti giri, c'è terra bruciata, a 50 anni non possiamo stare a casa, assolutamente, non ci meritiamo queste cose, queste sono cose da negligenti, non da persone serie, da persone come diceva prima Vitagliano, bisogna intervenire da laddove si può intervenire per non fare danni ulteriori, perché credo che adesso se qualcuno s'azzarda a fare una mini campagna o a fare quello che si fa, il buco si farà comunque, ma il buco doveva essere programmato, perché programmato sulle nostre spalle, questo non ci appartiene, questa storia, programmato sul fatto che sono 6 mesi che siamo senza stipendio, questo non ci appartiene, non ce lo meritiamo. Ecco Antonio, mi sembra che lei sia un po' deluso di aver sostenuto e votato questa classe politica di maggioranza, lo ha detto chiaramente. Cioè,
certo che sono deluso, Giovanni, stavo dicendo prima, la classe politica o la classe non è acqua, e significa non perché uno vota o uno crede. Io sono un uomo di centrosinistra, mi sono anche dimesso dal partito che è il più grosso partito, che è il PD, che ho chiesto tante volte, ma non solo al PD regionale, ho chiesto al PD nazionale, ho chiesto a tutti di intervenire su questa vertenza. Non è possibile che andiamo a parlare della Fiat che viaggia da sola o della Molisana che viaggia da sola. La Molisana non ha bisogno di applausi nostri, perché viaggia da solo, perché c'è un imprenditore privato e sa quello che sta facendo. La Fiat, c'è un imprenditore, sa quello che sta facendo. Noi dobbiamo preoccuparci delle aziende in crisi, non di quelle che vanno bene. Non possiamo scrivere su queste situazioni e non ci possiamo incazzare su queste situazioni. Ecco, dico, la nostra politica, quella attuale, e non ce l'ho con tutti, ci mancherebbe altro, certo. Ma abbiamo anche quella cosa lì che non ti rispondono al telefono, mentre l'altra, quando li chiamavi, nonostante io ero dall'altra sponda, dopo mezz'ora ti richiamavano per capire che problema c'era. Facevamo centinaia di tavoli per riuscire a trovare una soluzione. Ma io me la prendo con la minoranza ancora di più, Giovanni. C'è una minoranza che non c'è, perché qualcuno gli dice: se cado io, cadi tu. Questo è il problema. È il problema per conservare la loro poltrona, non la nostra. Purtroppo. E siamo incazzati su questo. Purtroppo questo è il problema. Ha ragione Dirisio. L'ultimissima domanda: se dovessero puntare alla riconversione dello zuccherificio, quindi alla cessione, alla vendita, poi la fa il tribunale, a questa Novamont, voi lavoratori come reagireste? Anche la popolazione termolese del Basso Molise, come reagirebbe secondo lei? Allora, la Novamont, Giovanni, è venuta perché pensa e crede che ci sono soldi per le dismissioni. Soldi non ce ne sono al momento, perché il decreto De Castro, anche se va a braccetto con Maccaferri, per ora non ci sono soldi per dismettere. Oltretutto i sindacati nazionali ed europei si stanno battendo contro questa dismissione, perché l'abbiamo già fatta nel 2005-2006 e sappiamo noi quale impianto è ripartito. Nessuno in Italia. Hanno preso i soldi in 15, nessuno è ripartito, ma nel caso di Termoli nessuno vuole una bomba dentro casa. Punto. Ecco, ok, Dirisio, la ringrazio, grazie, un contributo passionale come sempre il suo, ma anche molto efficace. Buona serata. Buona serata a voi. Allora, concludiamo con Ferrero ancora sullo zuccherificio, se intanto chiedo alla regia se mi chiamate Diego Volpe Pasini, così poi ci facciamo il rush finale con gli altri ospiti. Se potete chiamare in causa l'imprenditore di Aria Food, Diego Volpe Pasini, prego. Il mio collega Antonio ha espresso lo stato d'animo mio, lo stato d'animo di 80 famiglie stabili. Ci ricordiamo, come ricordava Gianfranco, 250 famiglie. Diamoli questi numeri, 80 fissi, 80 fissi, 79 mi sembra per la precisione, 79. Vabbè, uno è andato via, e 250 avventizi, dietro ogni avventizio c'è una famiglia, dietro ogni avventizio comunque c'era, perché sono stato avventizio pure io, c'era comunque il pensiero... Vabbè, forse riesco ad ottenere, riesco ad avere, riesco a fare un mese in più, riesco a fare due mesi in più. Oggi come oggi, gli avventizi li hanno totalmente esclusi alla GAM, così come allo zuccherificio del Molise. Li hanno totalmente messi da parte. E... quindi sono circa 700 persone tra GAM e zuccherificio che già non hanno nessuna speranza ormai più. Meno che poi non si dovesse riprendere il tutto, ovviamente, GAM e zuccherificio, ma... al momento mi sembra improbabile, onestamente. Al momento sembra improbabile. Al momento dovete difendere con i denti questi 80 posti di lavoro e i 270 della GAM. Sì, sì, cercheremo e continueremo a difendere con i denti questi posti di lavoro. Poi è arrivato un imprenditore che si chiama... Allora, lo zuccherificio del Molise sembrava quasi che lo volessero portare alla chiusura silente. Perché a novembre solitamente si pianta la barbabietola, non è stata piantata una bietola. Dicembre, gennaio, noi abbiamo chiesto un incontro il 13 di gennaio alla regione, così come dice il Diglio. Stessa cosa, non si è fatto sentire nessuno. Abbiamo chiesto un incontro con i segretari regionali, segretari delle tre sigle. Non si è fatto sentire nessuno. Non ci ascoltano, non ci hanno voluto sentire. E poi andiamo oggi a finalmente riceviamo un incontro il 30 di marzo.
dove l'assessore Facciolla mi dice prepariamo una microcampagna. Con che cosa dobbiamo preparare la microcampagna? Per la semina delle barbabietole, ovviamente. Per la semina. Oggi come oggi, con che cosa la prepariamo? Piantiamo i pomodori. Oggi come oggi abbiamo quei pochi terreni che è riuscito a reperire grazie alle sue forze, grazie al suo contributo, che si chiami Volpe Pasini, che si chiami Pinco Pallini. Questo imprenditore. Abbiamo, diciamo, questo imprenditore che comunque non credo che sia un pazzo. Lui vede, ha visto, ha un programma, sembra un programma serio, e credo che non sia un pazzo per poter dire che fare zucchero ancora oggi conviene. Infatti lui è convinto, poi non ci sta rispondendo al telefono, ma credo che tra un po' lo avremo, ci dirà direttamente. Tra l'altro questo imprenditore ha una vicenda in qualche modo paradossale, cioè si trova in linea, in sintonia con i propri lavoratori, succedeva alla gamma quando stava in trattativa, succede allo zuccherificio, però è in totale disaccordo con la politica regionale è in totale disaccordo e cerca di creare ostacoli di tutti i tipi. L'ultima cosa sullo zuccherificio, ma la chiedo anche a lei, se dovessero davvero insistere per la riconversione, approdare un'altra azienda chimica, anche se bio, sottolineo, in un territorio già molto, ma molto utilizzato da questo punto di vista, con tante malattie tumorali diffusissime, voi che farete? Ma io innanzitutto, come diceva Dilisio, non credo sia possibile ottenere fondi su un'eventuale riconversione. Questo credo non sia possibile. Però gli addetti ai lavori dicono che l'Unione Europea potrebbe rifinanziare la riconversione di queste strutture, degli zuccherifici in particolare. E noi nel frattempo, io le ho spiegato il protocollo d'intesa di Porto Torres. Della Sardegna. Nel frattempo noi quei 5 anni, come lavoratori, dove ci poniamo? Cioè noi vogliamo riprendere la nostra dignità, noi abbiamo perso in 5 mobilità mesi, e di soccorso, la nostra ovviamente. Dignità, esatto. Allora noi, io quando vado a casa devo poter guardare in faccia i miei figli, io come i miei colleghi, io oggi come oggi sto in casa, guardo in faccia i miei figli, dico che futuro posso dare a questi ragazzi. E noi crediamo, se è venuto un'ancora di salvezza, è venuto qualcuno che sembrerebbe che abbia rotto le uova nel paniere a qualcuno, io non lo so, crede che fare zucchero abbia ancora, diciamo, un... ci crede, sostanzialmente, sì, anche un margine, ci sia ancora elaborati un margine. Dallo zucchero, dice lui, per ampliare ovviamente zucchero, la produzione. Noi una volta abbiamo fatto un incontro con il capogruppo, Frattura, il presidente Frattura disse che non potevamo andare avanti solo con lo zucchero, ma affiancare. Allora, affiancare, è arrivato il dottor Pasini, parla di zucchero e di affiancamento. Allora, cosa c'è oggi che non va? Cioè, c'è qualche altra situazione strana? Io devo pensarlo in questo modo. Perché lui, quello era il suo, diciamo, obiettivo. È arrivato un imprenditore serio, sembrerebbe che ha un progetto serio, facciamolo lavorare. Tra l'altro, se ci sta seguendo in streaming, ricordiamo, Diego Volpe Pasini, il telefono non prende, faccia in modo di poter raggiungersi in qualche modo, si metta in un posto più accessibile. Allora, chiudiamo, abbiamo chiuso con lo zuccherificio, poi ascolteremo Volpe Pasini. Torniamo a Franco Spina. Insomma, le situazioni mi sembrano tante e sono anche molto ingarbugliate alcune di queste. Qual è l'idea, il progetto che ha il sindacato per invertire? Io non dico per rilanciare subito, è impossibile, la bacchetta magica non c'è, ma per invertire almeno la rotta, Spina. Beh, intanto mi faccia dire, perché abbiamo ascoltato, prego, tanti interventi e soprattutto anche quelli esterni che hanno un po' rappresentato quella che è la situazione attuale. Però partiamo da, almeno proviamo a fare un'operazione verità. Quando il pubblico, perché oggi si dice il pubblico deve uscire dalle società e deve lasciare i privati, ci mancherebbe. Però quando negli anni passati si è fatta un'operazione di acquisizione, è ovvio che spesso ci viene detto lo abbiamo fatto per una questione sociale, benissimo. Dopodiché anche lì, nel mentre tu fai un'operazione di salvataggio di quella che è la situazione sociale, e vorrei ricordare che in questo Molise, tra purtroppo gli eventi del terremoto e successivamente l'alluvione, e insieme alla programmazione 2007-2013, più i fondi nazionali, sono arrivati parecchi quattrini,
che se eventualmente sono serviti in una prima fase a salvare quelle aziende che comunque rappresentavano, per la verità io mi auguro, rappresentino ancora il futuro, come all'epoca Solagdal, oggi GAM, come lo zuccherificio e come altre attività, in una prima fase dovevano servire a salvaguardarle da un eventuale fallimento, ma successivamente poi bisognava man mano rimetterle nelle condizioni di. Invece, come è stato ben anche rappresentato, sono diventate strutture probabilmente anche sovradimensionate, ma che però non hanno mai più visto un'idea di ricollocazione a pieno titolo come società che da sole dovevano continuare poi a vivere. Quindi una prima verità sta nel fatto che è vero che si prova a salvare, ma dall'altro qual è, e ritorniamo al discorso programmazione, l'idea di come li rilanciamo o eventualmente come li andiamo a ricollocare tra virgolette sul mercato? E ritorniamo alle partecipate, perché dentro queste partecipate, e ritorniamo alla Molise Dati, cosa che scopriamo pochi minuti fa, per la verità che pare ci sia un'idea di trasformarle in una società consortile, provando a fare un'operazione anche con la Finmolise, quindi delle cose un po' strane. Quando noi diciamo, è possibile avere una volta e per sempre una parola netta su che cosa si vuole fare delle società partecipate, e quindi dentro ci metto tutte, a partire da queste che questa sera sono state qui rappresentate, ma ce ne sono tante altre che purtroppo, essendo piccole, non vengono manco citate. Ad esempio, quando parliamo di GAM, ci dimentichiamo che c'era un altro pezzo, una società, la cosiddetta Codisal, che faceva la commercializzazione, che ovviamente è scomparsa perché i numeri sono pochi. 29 lavoratori. È scomparsa dalla scena. Se parliamo di filiera, è possibile parlare di una filiera senza o la produzione, o la trasformazione, o la commercializzazione? No. Allora se parliamo di filiera, oggi, come è stato ben rappresentato, nell'avicolo abbiamo solo al momento un po' di produzione di uova e pulcini. Punto. Dopodiché c'è da inventarsi tutto, sullo zucchero, solo i pulcini. No, l'incubatore, cioè, mica lo zucchero. L'incubatore fa solo, svolge solo conto lavorazione. Perfetto, le uova e i pulcini. Esiste, le uova e i pulcini non sono di proprietà della sì, gamma. Perfetto, sì, ma esiste la struttura si produce dove lì dentro, sono, poi che la poi il conto lavorazione di AIA. Perfetto. Quindi lei acquista da AIA piuttosto da un amici, altro soggetto, però esiste uno spazio fisico e c'è solo quello, punto. Dall'altra parte lo zuccherificio, vengono meno le bietole, di cosa parliamo? Appunto di pomodori, di che cosa dobbiamo occuparci in futuro. Ma questo è solo, voglio dire, un pezzo. La mia preoccupazione, la nostra preoccupazione, non a caso abbiamo lanciato più volte l'allarme, è che attraverso una sistematica indebolimento, voglio dire, di quelle che sono le attività, se penso, ritorniamo anche al pezzo Molise Dati, togliamo man mano l'ossigeno, rischiamo di svuotare quelle società e poi di renderle del tutto superflue. A quel punto si chiude la GAM, si chiude lo zuccherificio, si chiudono le altre e abbiamo risolto il problema partecipato. Però lasciamo a casa migliaia di persone. Migliaia di persone, Vitaiella lo diceva però, cioè, dobbiamo fare il conto del dare dell'avere, nel senso che quando è il costo sociale, appunto, ovviamente, appunto, è quello che sta dicendo lei. Ci ritorno un attimo appena. Sì, appena, sì, ci ritorna. Abbiamo in linea l'imprenditore di Aria Food, Diego Volpe Pasini. Buonasera, dottor Pasini. Buonasera a tutti voi, telespettatori. Abbiamo parlato molto di lei questa sera, tra GAM e zuccherificio, insomma, è venuto fuori che lei ha fatto tanti progetti, GAM, un progetto durato diversi mesi, concordato, condiviso, poi non c'è più oggi Aria Food all'interno di quella iniziativa, c'è un'altra società. Abbiamo parlato di zuccherificio, lei punta decisamente sullo zucchero, ma intanto spunta questa nuova società, Avamont, che secondo alcuni potrebbe essere l'acquirente dello zuccherificio quando sarà, anche se lei ha diritto di prelazione. Come vede la situazione? A me sembra molto confusa, lei come la vede? Ma guardi, dopo tanti anni di gestione pubblica e di supporto, di sostegno pubblico ad aziende che perdevano una quantità di denaro enorme, è chiaro che la soluzione non può essere immediata e non può essere indolore e non può essere tantomeno non ricca, diciamo così, di fatti legati alla storia e alle persone di quel territorio meraviglioso che è il Molise. La situazione è molto complicata, ma lo è sempre stata, e dipanare una matassa così integrata
sarà faticoso e difficile. Poi è chiaro che ci sono, diciamo così, idee diverse, approcci diversi, modi diversi di interpretare e di proporre soluzioni. Le imprese private si propongono in concorrenza una con l'altra, seguendo quelle che sono le regole della partecipazione alle gare oppure all'assegnazione di aziende o di rami di azienda che hanno un'origine pubblica, e lo fanno all'interno delle regole che esistono. Poi vince quello che presenta il progetto migliore o porta maggiore capacità finanziaria, cioè paga di più. Questo non è un problema se Novamont ha interesse nello zuccherificio. L'importante è capire qual è l'interesse, anche se una volta che lo si capisce nulla si può fare, perché la procedura dello zuccherificio è legata a una procedura concorsuale, cioè del Tribunale di Larino, e fino al 9 di gennaio, salvo che non ci siano altri fatti prima, bisogna seguire quel concordato e l'omologa e i contenuti del decreto di omologa di quel concordato, che sono precisi e rigorosi. E man mano che il liquidatore presenterà proposte di vendita a vari prezzi, secondo i bandi che metterà, le aziende interessate parteciperanno e poi vincerà quello che offrirà di più. Certo, noi siamo gli unici che vogliamo fare zucchero, non solo zucchero, ma zucchero e produzioni agroalimentari. Tant'è vero che abbiamo avviato il confezionamento, come avevamo detto, lo abbiamo fatto rimettendo a spese nostre in moto le macchine, come era giusto fare, come da contratto, e stiamo lanciando sul mercato il marchio zucchero italiano prodotto a Termoli, che comincia ad avere la sua visibilità. Abbiamo un po' di zucchero da vendere, altro ne avremo in futuro. E ci stiamo attrezzando per partecipare alla gara prossima. La campagna 2015 è una campagna complicatissima. Se la SRL, nuovo zuccherificio del Molise, fosse in grado di farla, sarebbe molto meglio per noi, perché correremo molti meno rischi di perdere un sacco di soldi. Se invece non sarà in grado di farla, sicuramente la faremo noi, per salvare le quote e salvare l'esistenza di quella fabbrica, e poi chi parteciperà alle gare se la giudicherà, insomma, questo è normale. Non ci spaventa assolutamente il fatto che ci siano altri interessi. Ok, dottor Pasini, secondo alcuni osservatori, lo stesso assessore Facciolla, lo zuccherificio non si manterrebbe solo con lo zucchero da qui in avanti. Lei invece crede di poter far quadrare i conti, addirittura prevedere utile, perché un imprenditore questo fa, solo con lo zucchero. Ci crede davvero? Ma vede, che cosa vuol dire solo con lo zucchero? Io non conosco i progetti di altri, non so cosa intendeva dire l'assessore Facciolla. Io so quello che abbiamo fatto noi e che continuiamo a fare. Conosciamo quella fabbrica in tutti gli angoli, i dettagli tecnici, tecnologici, le potenzialità, i difetti, le criticità. Con grossi tagli e una gestione privata attenta anche alle fotocopie a colori, è una fabbrica che, riducendo sprechi e purtroppo cattive gestioni, può certamente ridurre di molto il differenziale tra costi e ricavi. Poi se uno lo vende lo zucchero in cisterne, in competizione con i grandi player internazionali ed europei, è chiaro che deve scendere a un prezzo molto basso. Se invece uno ha la capacità di mercato di confezionare e di vendere a una rete di clienti molto più diretta, saltando la filiera, andando direttamente al consumatore o a chi lo utilizza lo zucchero nei bar o nelle torrefazioni, con una capacità di vendita molto più forte, un po' di marketing, un grande marketing, lo zucchero si vende a prezzi molto più alti. Poi, quella è un'azienda che di suo produce un'enorme quantità di vapore e viene sprecato un'enorme quantità di acqua calda. Trasformare quell'acqua calda e quel vapore in altre produzioni agroalimentari che hanno come base materia prima zucchero e materia prima energia vuol dire aumentare l'area dei ricavi. Abbiamo studiato una serie di prodotti che sono estremamente compatibili e producibili lì, con materia prima frutta, materia prima bietola, cioè zucchero, con materia prima scarti della protezione della produzione dello zucchero, con materia prima energia, con materia prima erbe aromatiche, e per produrre degli altri prodotti però che hanno nello zucchero un elemento fondamentale. Quindi lei ci crede?
Lei ci crede, l'abbiamo capito e lo ha spiegato. L'ultimissima cosa, dottor Pasini. Pollo Arena, il marchio è suo. Quando comincerete? Comincerà il progetto? Continuerà? Certo, abbiamo appena visto, ricevuto dagli studi grafici che lavorano con noi, anche la parte grafica interna all'azienda, le ultime bozze delle confezioni. Abbiamo pronta la prima parte, il primo approccio al mercato, e come era il nostro programma, alla fine di aprile, primi di maggio, ma probabilmente già alla fine di aprile, usciranno le prime confezioni col marchio Pollo Arena e seguiamo il nostro percorso. Abbiamo avviato un'attività di costruzione di una autonomia nei riproduttori, quindi nella produzione di uova. Andiamo avanti da privati a costruirci una nostra piccola filiera, una nostra piccola realtà industriale capace di fare gli artigiani del pollo, cioè i giardini di Pollo Arena saranno, nel nostro obiettivo, il miglior pollo possibile sul mercato italiano. E noi ne facciamo... Prego, concluda. È un progetto diverso da quello che aveva delle prospettive molto più importanti che coinvolgevano l'ex GAM, non c'entra niente con la GAM, ma era la nostra fase temporanea, no? La fase temporanea è quella che stiamo facendo. Noi andiamo avanti tranquillamente. Poi... chi vivrà vedrà, ma nulla ci ferma. In tutta sincerità, dottor Pasini, si sente ostacolato dalla politica molisana? Guardi, ostacolato, credo, le dico, non mi conosce tanto molto bene, poi ci diamo del tu, quindi tu ci conosciamo benissimo, sai perfettamente come la penso. Io credo che sia il momento di volare alto, io faccio l'imprenditore, i miei soci fanno gli imprenditori, dobbiamo portare a casa i risultati e non mischiarci a un sistema molto chiuso e molto piccolo che è fatto anche di chiacchiere, di cose dette un po' a sproposito da tutti, a volte anche da me. Quindi da adesso in avanti, ma già da qualche settimana, siamo orientati solo al lavoro, solo a fare le cose, estraniandoci completamente da un sistema dal quale siamo anche un po' estranei, francamente. Per cui facciamo la nostra parte, cerchiamo di farla bene e come ogni impresa, si chiamano imprese perché sono difficili, se saremo bravi e avremo successo andremo avanti, se no vuol dire che abbiamo fatto un sogno che svanisce, ma noi siamo convinti di portarlo avanti e quindi andiamo avanti. Poi quello che accadrà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, le vedremo. Io non ho né rancore né ostilità, ho solo una gran voglia di vedere le mie aziende crescere e lavorare. Quello che accadrà lo vedremo e la seguiremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Grazie del suo contributo, buona serata dottor Pasini. Grazie a voi, arrivederci. Buonasera. Arrivederci. Franco Spino deve completare, ha incardinato un ragionamento molto efficace, devo dire. Poi tocca ovviamente ancora velocemente, dobbiamo andare però. Per concludere, quindi eravamo rimasti al fatto che per un periodo il pubblico è subentrato sia direttamente in alcune società, sia costituendo altre società proprio sue per far fronte a una serie di difficoltà. Dopodiché quello che oggi va chiarito è come, in che modo quelle società vengono rimesse all'interno di un percorso autonomo. Allora, stando a quella che è la fotografia esistente, credo che il primo passaggio, che doveva essere quello della dismissione, stia avvenendo. Il secondo passaggio, che è quello che ha a che fare con il rilancio, purtroppo in questo momento non c'è. Allora, l'idea è di smettere, e allora c'è di mezzo anche la protezione civile, perché quello che sta avvenendo alla GAM, allo zuccherificio, alla Molise Dati, man mano lo stiamo vedendo la protezione civile. Tra l'altro, parlando con la segretaria di settore, mi diceva che riprenderà lunedì un'ulteriore iniziativa, perché francamente anche lì c'è qualche difficoltà a comprendere. Ma questo vale per tutte le altre società o comunque attività che hanno a che fare con la regione. Quindi primo passaggio è comprendere come, in che modo. Secondo passaggio, che però per noi è fondamentale per venire alla domanda, cosa bisogna fare? Allora, innanzitutto noi, ripeto, l'abbiamo detto più volte, abbiamo anche mandato documentazione scritta partendo dal presupposto che non siamo analisti finanziari, però certo, un'idea ce l'abbiamo di che cosa si può fare in questa regione. Ad esempio, parliamo di filiere, qui se ne possono fare due, tre filiere. Certo. Concentrare sul turismo, l'agroalimentare, tessile, tessile, poi dopodiché non c'è sviluppo se non ci sono infrastrutture.
Non può esserci uno sviluppo se abbiamo, o meglio, un territorio che ci vantiamo che sia uno dei più stupendi, se poi ci sono le frane. Quindi c'è un intervento armonico che bisogna fare per poi collocare all'interno due o tre specializzazioni. Il disegno strategico manca. Manca completamente. Se io penso a tutto ciò che è successo, mi fermo, ad esempio, sulle biomasse, o quello che sta avvenendo adesso, sulla contrada Mascione, dove si parla ancora di biomasse. Allora lo sviluppo di questa regione è sulle energie alternative, Zuccherificio diventa un'altra centrale, o puntiamo veramente sul territorio, sulla cultura, sul turismo, su quello che abbiamo in termini di castelli, di laghi, di tutto quello che è il patrimonio, o puntiamo sui beni agroalimentari. Allora, se questo è lo sviluppo, diciamo che ci dobbiamo concentrare qui e utilizzare i fondi correttamente. Ma fatta quantomeno una scelta. Altrimenti, una scelta. Così come sul commercio, Bene. Non c'è un piano commerciale e continuiamo a registrare quotidianamente chiusure. Sarà un tema a parte il Appunto, commercio, glielo prometto pubblicamente. Ci sono veramente delle situazioni paradossali. Serve chiarezza, la politica deve dire, mi fermo, onestamente, rispetto a ogni singola vertenza, guardando in faccia ai lavoratori, guardate, è finito tutto, cominciate a preoccupare. Oppure, se si dice di sì a un progetto, questo progetto deve andare avanti. Benissimo. Pasquale Guaracino, la prego. Dicevamo prima, rispetto alla situazione attuale, il tempo è finito però, stiamo già fuori, i costi della politica e la disperazione dei lavoratori. Lei voleva intervenire, aveva introdotto questo tema. È necessario ragionarci, insomma, stasera noi ci siamo riusciti poco. Io sono di un avviso, insomma. Mentre nelle aziende si sta tagliando, nelle partecipate si sta tagliando, vediamo per esempio la Molise Dati, in grave difficoltà, ricordavamo, però nel frattempo gli ingegneri stanno a casa, o meglio, sono andati all'esterno di questa regione a trovare lavoro e l'hanno trovato. Bravi professionisti. Bravi professionisti, con una laurea o con due lauree, infatti sono stati ricollocati da altre regioni subito, immediatamente. Nel frattempo i consigli d'amministrazione, in particolare i cinque dirigenti, continuano a costare €1 milione a una società che si dice essere in crisi. Allora ci dobbiamo capire. Questi sono gli sprechi. Io credo, la UIL crede, insieme alle altre organizzazioni sindacali sicuramente, dobbiamo tagliare gli sprechi. Dobbiamo dare la possibilità in queste stesse aziende, dove ci sono queste situazioni, stipendi da €300.000 l'anno, di rimetterli nella stessa azienda per pagare i lavoratori. Per avere un lavoratore in più, per avere un lavoratore che è stato preso da un'altra parte. E poi c'è tutta un'altra serie di situazioni. Le province si riordinano o non si riordinano? In che modo? E bisogna ricollocare i lavoratori, esatto, ovviamente. Chi si occuperà domani veramente delle biblioteche? Possiamo avere una risposta da qualcuno in questo senso? I costi della politica sono troppo elevati. Io non credo davvero e sono fermamente convinto che la classe politica attuale possa pensare di dover guadagnare così tanti soldi, non se li merita. I dirigenti, abbiamo intanto i dirigenti regionali, quelli assunti, per essere chiari, alla regione Molise, ed ha un senso. Ma poi tutti questi contratti che vengono dati e consulenze, non me ne voglia nessuno, io non ce l'ho personalmente con nessuno. È un ragionamento chiaro, non ce l'ho con nessuno, però voglio dire, fior di migliaia di euro, questi consulenti del presidente o della regione Molise o di qualsiasi altra struttura regionale, non mi sembra che portino soluzioni, stiamo parlando di questo. E allora che le paghiamo a fare tutte queste consulenze esterne a quelle che già abbiamo come valore regionale? Chiaro il concetto. Ringrazio anche Guaracino. Deve chiudere, Diglio, non c'è più tempo, per voi mi dispiace. Sulla gamma, ovviamente. Sì, io no, veramente vorrei fare un appello, fare un appello al presidente, prego. Se ci sta vedendo. Sicuramente penso, qualcuno glielo ripeterà. Io penso che ormai la Pasqua è passata, c'è stato chi si è mangiato l'agnello e chi invece ha dovuto mangiare il pollo. Io voglio dire solo queste parole qua, non so se ha sentito noi sindacalisti quello che abbiamo detto in precedenza. Però noi non molleremo, noi lotteremo fino a quando non ci ridaranno quello che ci hanno tolto. Noi inizieremo pure, abbiamo fatto già una richiesta di incontro al prefetto, perché i lavoratori comunque ci chiamano tutti i giorni perché sono esasperati. Quindi io mi auguro che il presidente, tutta la politica, faccia un passo indietro e cerca di risolvere questa situazione prima possibile. Perché c'è anche un problema, a ragione Diglio, di sicurezza sociale, di tranquillità sociale, diciamolo così. Io ovviamente ringrazio tutti, presidente, uomo avvisato, mezzo salvato, Giancarlo Diglio ha fatto questa richiesta, l'ha avvisato, lotteranno fino in fondo, quindi cerchiamo
di darci una mossa e salvare tutto il salvabile possibile. Ringrazio gli ospiti, ringrazio soprattutto i tantissimi telespettatori che ci seguono dall'Abruzzo, dalle Marche, dall'Abruzzo, dal Molise, dal Lazio, Roma capitale soprattutto. Ma voglio ringraziare in modo particolare ed affettuoso le migliaia, dico migliaia, non dico fesserie, di telespettatori che ci seguono in diretta dall'estero via streaming. Quindi direttamente hanno già visto questa puntata, altri la vedranno nei giorni successivi. Un paese alla volta lo facciamo. Stasera salutiamo un gruppo di molisani che vive a Parigi, la signora Laura in modo particolare, ci teneva tanto, ci vuole bene, noi vogliamo bene ancora di più ai tanti telespettatori che ci seguono dall'estero. Grazie, se lo vorrete saremo insieme ancora venerdì prossimo e buonanotte da Moby Dick.